In questo procedimento ci occupiamo di vari episodi delittuosi, poi adesso le faremo delle domande al riguardo. Preliminarmente, anche in questa sede, in estrema sintesi, lei dovrebbe riferire alla Corte se è stato mai appartenente a Cosa Nostra e, in caso affermativo, da quando? Può rispondere. Dunque, facevo parte di Cosa Nostra. Ha fatto parte? Facevo parte di Cosa Nostra. Da quale anno? Dunque, sono stato combinato nel 75-76 nella famiglia di San Giuseppe Ato e nel medesimo mandamento. Io non ho capito, nel 1976 quando? 75-76, 1975-76. Ah, quindi non ha ricordi precisi in ordine alla data effettiva? Ma sarà stato fine 75, inizio 76, non me lo ricordo con precisione. La sua famiglia di appartenenza era San Giuseppe Iato. Sì. All'epoca della sua affiliazione, chi era capo famiglia? Antonino Salamone, in sostituzione a Bernardo Brusca, mio padre. All'epoca della sua affiliazione, la famiglia di San Giuseppe Iato, di quale mandamento faceva parte? San Giuseppe Iato faceva mandamento. Che significa questo? Che era il paese di San Giuseppe Iato, rappresentava il mandamento di San Giuseppe Iato. E quindi il Salomone, oltre che capo famiglia, era anche capo mandamento? Era capo mandamento. E in sostituzione, perché Antonio Salomone andava e veniva, c'era mio padre Bernardo Brusca. Andava e veniva da dove? Dal Brasile. All'epoca dei fatti, chi erano i più importanti, diciamo, le persone più autorevoli all'interno della sua famiglia, della famiglia di San Giuseppe Iato? Mio padre Bernardo Brusca, mio zio Mario Bernardo Brusca, genovese Giovanni e poi tutti gli altri uomini d'onore. Senta, nel mandamento di San Giuseppe Iato, quali altre famiglie erano ricomprese all'epoca della sua affiliazione? Monreale, Altofonte, Pianelli Albanesi, San Cipirello e poi nell'86 Camporreale. E prima Camporreale di quale mandamento faceva parte? Alcamo. Senta Brusca, lei all'epoca della sua affiliazione aveva già commesso fatti delittuosi? Sì, ma di poco conto, cioè bruciare qualche macchina, taglieggiamento di vigneto, piccole cose. E il suo primo omicidio, se ce ne sono stati, qual è stato? È stato di un certo Riolo, tentato omicidio di un certo Riolo avvenuto a Piana del Benese, tra Piana e San Giuseppe Iato. In che epoca? 77, 76, a questa data. Senta, suo padre, che all'epoca della sua affiliazione era, diciamo, capofamiglia in sostituzione del capofamiglia effettivo Salomone, comunque nei periodi in cui questo si assentava, ha avuto poi cariche all'interno della famiglia di San Giuseppe Iato in epoca successiva? Era reggente al mandamento di San Giuseppe Iato in sostituzione di Antonio Salamone e poi ne divenne a tutti gli effetti, credo fino 82, inizio 83. In coincidenza a quali avvenimenti? Cosa avvenne fra la fine dell'82 e l'inizio del 1983? Avvenne che era successo, come si è detto, la guerra di mafia, ci sono stati un riassetto di Cosa Nostra, quindi si sono ristabiliti il capimandamento, altri nuovi capimandamento, altre famiglie, e quindi si è ricomposto un po' con la cosiddetta, si sono riassettati un po' tutti i mandamenti di Palermo. Lei cosa intende per guerra di mafia? Guerra di mafia, c'è guerra all'interno della, c'è di mafia tra mandamenti, tra clan, chiamiamoli come vogliamo, tra i cosiddetti perdenti e vincenti, cioè perdenti dalla bontà in poi, dai vincenti da Rina in poi. Ecco, quando parla di perdenti ha fatto il nome di Bontate. Bontate chi? Stefano. E oltre a Bontate, di questo schieramento che lei ha definito come perdente, quale altro nominativo ricorda? Bontate, oltre a Bontate, Zerillo. Stefano. Vuole ripetere per piacere? Bontate,
Montale Stefano, Salvatore Inzerillo, Buscetta, Buscetta, Contorno, poi successivamente anche Salamone, il greco di, parte dei greco di Ciaculli, c'è tutto questo schieramento. E invece fra le persone che lei ha chiamato poc'anzi vincente, ha fatto il nome di Rina, chi accanto a Rina ha condotto questa che lei ha definito come guerra di mafia? Salvatore Rina, mio padre Bernardo Brusca, Francesco Madonia, il figlio Antonino, Giuseppe Giacomo Cammino, Raffaele Ganci, Salvatore Montalto, Salvatore Buscemi, Angelo La Barbera, Igni Pullarà e poi Petrolieri, Mutisi Matteo, tutti gli altri, Saro Riccobono, che poi si momentaneamente si fino a quando poi venne ucciso, passò con i Vincenti, e tutta un'altra serie di persone. Senta, lei cosa sa dell'omicidio di Bontate Stefano? Lei ha detto che ha fatto parte dei perdenti e poi ha parlato del suo omicidio. Lei cosa sa in concreto di questo omicidio di Bontate Stefano? Intanto, chi era Bontate Stefano? Era il capomandamento della famiglia di Santa Maria di Gesù. E che cosa lei sa del suo omicidio? Intanto sa perché è stato ucciso. Dica, Brusca, dica. Quando si decise di eliminare questa persona, perché si era scoperto che stava attentando contro la vita di Salvatore Rina e di tutto il suo gruppo, che si è scoperto in quanto, di quello che io ho saputo da Salvatore Montalto, si è saputo che c'era questo complotto contro Rina e tutto il suo gruppo, si è andato subito al contrattacco. Prima di tutto si pensò per Stefano Montalto, chi conosceva gli elementi ha scelto per Stefano Montalto, e si sono fatti tutta una serie di tentativi per poter portare a termine questo omicidio. È stato fatto più di un giorno, due giorni, e in questo periodo io ho partecipato a questi fatti, solo che io avevo pure, che c'era mio padre e Bernardo Provenzano, Giuseppe Giacomo Cammino, Antonino Madonia, spesso e volentieri io accompagnavo ai due a Mazara, cioè a Bernardo Provenzano e a mio padre Bernardo Brusca, e capitava che io non c'ero. E si sono fatti tanti tentativi per poter uccidere Stefano Montalto, cosa che non ci è riuscito. Quando c'ero io c'era, quelli che vedevo io, Giuseppe Giacomo Cammino, Antonino Madonia, Giuseppe Greco Scarpa, Filippo Marchesa, mio padre, io, poi ho visto Giovanni Scaduto, Paolo Anselmo e Calogero Ganci. Come sede eravamo da Angelo Baiamonte in via Messina Marina, ci fermavamo in quella casa. Però il giorno in cui è successo il fatto, io non ero presente. Ma in che epoca è avvenuta? Lei riesce a collocarlo da un punto di vista temporale? Ricorda l'anno, ricorda il periodo, questo omicidio di Bontate? Pasqua 81. Pasqua? Pasqua, Pasquetto 81. Quindi siamo nella primavera del 1981. Sì. Chi è che ha deciso la morte di Bontate Stefano? Lei ha spiegato le ragioni, ha spiegato sia pure in modo frammentario la fase operativa. Chi è che ha voluto e ha deciso la morte di Bontate Stefano? Ma la morte di Bontate Stefano come inizio era questo gruppo ristretto. Ripeto, per quello che so io, c'era mio padre, Salvatore Rina, Raffaele Ganci, Giuseppe Giacomo Cammino, Antonino Madonia e il padre, Filippo Marchese, Giuseppe Greco Scarpa, che fino a quel momento Michele Greco, per quello che so io, non sapeva niente, perché si doveva prendere di sorpresa a Stefano Montalto. E qualche altro, il Montalto, che aveva passato la notizia, Raffaele Ganci, questo li so io. Montalto chi, pubblico ministero? Montalto chi, Brusca? Montalto Salvatore. Chi è questo Montalto Salvatore? Di che località è? Uomo d'onore della famiglia allora di Passo di Rigano e poi passò a Villa Abate.
cioè che si ci combinò il mandamento, che il mandamento era Bagheria e poi passava a Villabate. E questa della uccisione di Bontate Stefano è stato il primo episodio di quella che lei ha definito guerra di mafia? Da parte dei Corleonesi sì, il primo. In che senso da parte delle Corleonesi? Cos'altro c'era stato? Era successo che avevano ucciso, scomparso la Giuseppe Pidopanno di Casteldaccia, e di questo omicidio apparentemente non si sapeva niente. Dopodiché si è scoperto, almeno per quello che si diceva e mi dicevano, che le avevano fatto la proposta di passare con Stefano Bontate il gruppo perdente, a quanto pare non ha voluto aderire. Lo hanno eliminato perché si poteva spaventare che potesse passare la notizia, o perché comunque almeno mi dicevano che era stato lì perdente a eliminare a Giuseppe Pidopanno. Senta, dopo Bontate Stefano, qual è stato il successivo episodio collegato a questa prima uccisione e che ha avuto la stessa causale? Subito dopo l'altro omicidio, fu quello di Salvatore Inzerillo, quello mio e Brunelleschi. Chi era Salvatore Inzerillo all'epoca della sua uccisione? Capomandamento di Passo di Riga. Com'era schierato rispetto a questa perdenti vincenti, Totò Riina da un lato e Bontate Stefano dall'altro, cui lei poc'anzi ha fatto riferimento? Inzerillo Salvatore che ruolo aveva? Inzerillo era schierato con Stefano Bontate e volevano la morte di Salvatore Riina, in quanto precedentemente avevano chiesto un appuntamento a Salvatore Riina, a Pippo Calò, per trarli in inganno e per eliminarli. Ma siccome ci fu, come vi ho detto poco fa, la notizia che avvenne da lì di dentro, a questo appuntamento Salvatore Riina non ci andò e ci mandò al padre di Giuseppe Giacomo Gambino, credo con Raffaele Gancino o qualche altro, dicendo che ha avuto un imprevisto, non ci può andare, ma era per prendere tempo, per prendere tempo, in sostanza perché si aspettava di uccidere Stefano Bontate. Quindi questo episodio dell'appuntamento mancato, cui il Riina non si presentò, è un episodio che avviene prima della uccisione di Bontate Stefano? Sì, prima. Quindi morto Bontate Stefano, siamo nella primavera del 1981, lei ha detto dell'avvenuta uccisione anche di Salvatore Inzerillo. Salvatore Inzerillo quindi era il capo famiglia di Passo di Rigano? Sì. E a distanza di quanto tempo viene ucciso rispetto a Bontate Stefano? Ma subito dopo, credo una decina di giorni, o 8, 12, 15, poca distanza. La morte di Salvatore Inzerillo era stata già programmata oppure si decise dopo quella di Bontate Stefano? No, si programmava per tutti, però si cominciò a andarci a uno alla volta. Prima, in particolar modo, prima quella di Stefano Bontate, che è ritenuto più intelligente e più capace, perché non sarebbe caduto nella trappola come è caduto Salvatore Inzerillo. Trappola fra virgolette, cioè sarebbe stato molto più attento. Invece si decise prima per Stefano Bontate e poi per l'Inzerillo. E Salvatore Inzerillo come viene ucciso? Lei che cosa sa in ordine alle modalità operative dell'uccisione di Salvatore Inzerillo? Operative lo so di relato, in quanto ci è arrivata la battuta che lui doveva andare da un amante, una donna, non lo so chi era. Dopodiché, quando lui andava da questa donna, all'uscita c'era la possibilità di poterlo eliminare. E così fu. Ma voi, lo schieramento che lei ha definito vincente, quello dei Corleonesi, Totò Riina e quelle altre persone a cui lei ha fatto cenno, come riusciva a sapere i movimenti del Salvatore Inzerillo? La notizia si è appresa dal Montalto o dal Buscemi, dai due. Montalto chi? Salvatore Buscemi e Salvatore Montalto. Salvatore Montalto e Salvatore Buscemi. E perché Salvatore Buscemi? In che termini Salvatore Buscemi e Salvatore Montalto erano in grado di riferire notizie riservate in ordine agli spostamenti di Salvatore Inzerillo? Perché allora erano tutte e due appartenevano alla stessa famiglia
e tutte e due facevano, dovevano fare parte al gruppo cosiddetto, erano schierati ufficialmente con Salvatore Inzerillo, quindi conoscevano tutte le abitudini e tutte le mosse dell'Inzerillo Salvatore. Che significa erano schierati ufficialmente con Salvatore Inzerillo? Perché erano della stessa famiglia e che dovevano partecipare all'uccisione di Salvatore Riina, c'erano agli ordini del suo capomandamento. Quindi quando lei dice ufficialmente intende dire apparentemente? C'è opposizione, Presidente, sì. C'è opposizione, vado da su. Opposizione accolta. Ci dica, Brusca, lei ha detto che Salvatore Inzerillo, che Salvatore Buscemi e Salvatore Montalto erano ufficialmente schierati erano uomini legati e vicini a Salvatore Inzerillo. Di fatto erano invece legati anche a Salvatore Riina? Ufficialmente appartenevano, come lei ha spiegato, cioè alla famiglia di Bocca di Falco, e dovevano partecipare a queste azioni criminose. Come suol dire, facevano gli infiltrati e di fatto erano amici di Salvatore Riina, tant'è vero che gli hanno passato le notizie. Ah, quindi loro hanno tradito la fiducia di Salvatore Inzerillo? Sì, perfettamente. Quali erano le altre persone all'epoca vicine a Salvatore Inzerillo? Lei ha parlato di Salvatore Buscemi e di Montalto Salvatore come persone vicine formalmente a Salvatore Inzerillo, ma di fatto già schierati con Riina. Vi erano altri soggetti che erano già schierati con Riina e di fatto e formalmente però erano vicini a Salvatore Inzerillo? No, in quel momento storico che mi ricordo erano solo questi. Cosa sa in ordine, quello che so io. Cosa sa in ordine alla eliminazione di Salvatore Inzerillo? Ci ha riferito di questo incontro con una donna e della possibilità di eliminarlo. Lei sa in concreto, sì, chi riferì questa circostanza ai corleonesi, che quel giorno, quella notte, il Salvatore Inzerillo si sarebbe recato nel posto dove poi venne ucciso? So che fu... Tutte e due erano quelli che portavano notizia, però in concreto so che è stato Salvatore Montalto, a portare la notizia, però io non ero a Palermo, non so se la dete a Giuseppe Gino Cammino, se la dete al Madonia, non glielo so dire a chi la dete, so che è stato lui a dare la notizia. Lei non ha partecipato all'episodio delittuoso in questione? No. All'epoca lei era già operativo, già se c'era la necessità si occupava di omicidi, di attività delittuose per conto della famiglia? Sì, certo che mi adoperavo, mi stavo adoperando per quello di Stefano Mondate, il giorno in cui è stato fatto, ripeto, io ero impegnato con uno o con l'altro, e tanto è vero che lo hanno fatto Giuseppe Greco Scarpa, Giuseppe Giacomo Cammino, Raffaele Ganci. Ecco, e invece con riferimento all'episodio di Salvatore, l'omicidio di Salvatore Inzerillo, lei perché non fu coinvolto operativamente? Perché c'era un gruppo a Palermo che operava, non c'era bisogno di me. Cosa le è stato riferito e da chi le è stato riferito in ordine all'eliminazione di Salvatore Inzerillo? Intanto chi è la sua fonte al riguardo? Da chi ha ricevuto notizie? Ma alla fonte allora era mio padre, Salvatore Riina, Giuseppe Giacomo Cammino, perché si parlava regolarmente quasi davanti a tutti. Sapevo che avevano appostato un furgone lì davanti, cioè davanti a questa abitazione, o questo portone, quello che era, e aspettando che loro uscissero per poi eliminarlo. A questa operazione partecipò il Giuseppe Marchese, il collaborante, quello che era alla guida, Giuseppe Giacomo Cammino, Giuseppe Greco Scarpa, Antonino Madonina dentro il furgone. Credo che c'era pure Filippo Marchese, qualcuno dei Ganci, però più di tanto io non so se c'erano altre persone. Senta, dopo l'eliminazione del Bontate a distanza di pochi giorni, lei ha parlato di 10, 12, 15 giorni, dell'Inzerillo Salvatore, quali altri episodi delittuosi avvengono che possono collegarsi alla cosiddetta guerra di mafia? Dopo questo fatto si sa che c'è Santo Inzerillo, fratello di Salvatore, e lo zio Calogero Di Maggio, cercano, vogliono sapere chi ha ucciso il fratello, cioè, e sono convinti che i cosiddetti vincenti
lo schieramento che ha vinto, sono convinti che, o perlomeno, i due fanno finta che non sanno niente che del complotto, quando invece i vincenti sapevano già del complotto, sapevano delle azioni che volevano fare e quindi cercavano giustificazione, volevano chiarimenti chi aveva commesso l'omicidio del fratello e quindi volevano rivendicare il fatto. Lei di chi sta parlando in questo momento? Di Santo Ensarillo, fratello di Totuccio, e di Calogero Di Maggio. Questi, quando lei dice volevano rivendicare, cosa intende dire? Volevano avere notizie? Volevano capire perché erano morte? Qual era l'atteggiamento di questi due? Volevano contare ragione perché era stato ucciso il fratello e volevano sapere che l'aveva ucciso. Perché e chi? E a chi si sono rivolti questi due, il Santo Ensarillo e il Di Maggio Calogero? Ma allora tutta la famiglia si è rivolta a Michele Greco e Michele Greco poi ha riunito una mini commissione che poi li ha ricevuti e sono stati strangolati. Quando lei dice tutta la famiglia volevano chiarimenti, quale famiglia si riferisce? La famiglia di Passo di Rigano. E quindi oltre che all'Inserillo Santo e al Di Maggio Calogero, chi altri era alla ricerca di notizie in quei giorni successivi alla morte di Inserillo Salvatore? Ma io so che era tutta la famiglia riunita, che c'era successo questo fatto, quindi volevano capire perché. Io li posso elencare quelli che conosco io, però non è che conosco tutti gli elementi della famiglia di Passo di Rigano. Comunque si sono rivolte, le ha detto, a Michele Greco e questi organizza una riunione di commissione. Tutta, ma una buona parte. Lei che cosa sa per conoscenza diretta di questa riunione di commissione, non tutta ma una buona parte? Intanto dove si riunisce questa commissione parziale? Questa commissione parziale si è riunita incontrata signora a San Giuseppe Ato, nella proprietà prima del professore Troia e poi divenuta di Giuseppe Giacomo Gambino. Quindi siamo quando? Intanto questo episodio che riguarda Di Maggio Calogero e Inserillo Santo, a distanza di quanto tempo avviene rispetto all'uccisione di Inserillo Salvatore? Ma pure a breve distanza, non sono passati molto tempo, sempre nell'arco del 10-15 giorni, non più di tanto. Quindi siamo sempre nella primavera del 1981? Sì. Questa località, Contrada Signora di San Giuseppe Iato, ha detto che era di professore Troia. Chi è questo professore Troia? Era un medico di San Giuseppe Iato che allora ci badava mio zio alla sua proprietà e avevamo la disponibilità di questo caseggiato in campagna. Poi l'ho dovuto vendere e se l'ho comprato Giuseppe Giacomo Gambino. Quindi la disponibilità di questo caseggiato chi l'aveva? L'aveva il Troia o l'aveva chi altri? Il proprietario era il Troia e la disponibilità l'aveva mio zio Mario Buscamarucci, cioè il sottocapo della famiglia di San Giuseppe Iato. Quindi il Troia non sapeva nulla in ordine a ciò che avveniva in questo, il professore Troia non sapeva nulla in ordine a ciò che avveniva in questa sua proprietà? No, completamente. Quindi il Michele Greco organizza questa riunione presso questo caseggiato, ma il Michele Greco da chi ha indicazioni per poter organizzare in Contrada Signora questa riunione di commissione, sia pure parziale? Con chi aveva preso contatti perché si organizzasse una riunione di commissione di questo genere? Michele Greco sa che ci sono questi che vogliono soddisfazione e si sono rivolti a lui come capo provincia per avere soddisfazione di quello che era successo. Il Michele Greco poi fa sapere la notizia a Salvatore Rina e Salvatore Rina con mio padre organizzano il luogo dove fare questa riunione per poi agire. Perché lei dice che fu una riunione parziale di commissione e non una riunione totale? Chi partecipò a questa riunione di commissione? Se lei lo sa. A questa riunione partecipò Michele Greco, Salvatore Rina, mio padre, Giuseppe Calò, Nene Geraci, Giuseppe Giacomo Gambino, Raffaele Ganci che non era capomandamento, che poi lo divenne pure, però partecipò, e Bernardo Provenzano. Lei era presente quel giorno in Contrada Signora? Dico quel giorno con riferimento al giorno in cui poi si presentarono Di Maggio Santo e Inserillo. Sì. Di Maggio Calogero e Inserillo Santo. Lei era presente? Sì, c'era. Sì. Vennero da soli questi due zio e nipote?
No, vennero accompagnati ripeto, siccome io non ero sempre fisso, andavo e venivo, e li ho incrociati, e se non ricordo male, credo che li portò Angelo da Barbera e il Buscemi, con Buscemi chi? I partenicolici, Salvatore Buscemi, assieme a Antonino Geraci e Nene Geraci. Lei ha detto lei non era presente sempre perché andava e veniva, si riferisce alla località signora, a questo caseggiato nella disponibilità, sì, di suo zio Marino? Andavo siccome... Perché lei andava e veniva? Era vicino al paese. Era vicino al paese e andavo a fare qualche commissione e ritornavo subito, non è che mancavo, però c'è stato questo 10 minuti, quarto d'ora di tempo, 20 minuti, quello che è stato, c'è il momento in cui sono arrivati, io non c'ero, però subito dopo sono arrivato. Lei ricorda quindi di averli incrociati, di averli visti scendere dalla macchina, di aver parlato, sì, con loro? Che cosa ricorda? No, li ho incontrati allo scorrimento veloce di San Giuseppe Ato, che allora ancora era non definito, e siccome per poter arrivare da Partenico e si prendeva questo pezzo di scorrimento veloce, ancora era tutto aperto, cioè non definitivo, l'ho incrociato in questo bivio. Però subito dopo sono ritornato e sono arrivato prima ancora che venissero eliminati. Però non ho più visto più la Barbera e neanche il Buscemi. Quindi in sostanza lei incrociò questa auto o queste auto? Erano tutti nella stessa auto? Erano più auto? Che cosa ricorda? Se non ricordo male erano due auto. E chi intravide? Vide e riconobbe qualcuno dentro queste due auto? Ripeto, così però non lo vide con sicurezza, D'Angelo Barbera, il vecchio poi che lo identificai in Calogero di Maggio, c'erano altri però non me li ricordo. Senta, ma perché vennero da Partinico e non anche da Palermo? Perché l'appuntamento era stato a Partinico e da Partinico poi li portarono a San Giuseppe Ato. L'appuntamento con chi? Con i Geraci e Antonino. Il vecchio, così dire. Vorrei capire, i due, Inserillo Santo e Di Maggio Calogero, gli fu dato l'appuntamento a Partinico o gli fu dato l'appuntamento in Contrada Signora? No, fu dato l'appuntamento a Partinico a tutta la famiglia o perlomeno a quel gruppo di uomini d'onore che sono venuti. Da lì poi, loro non sapevano dove erano, da lì poi sono stati portati a San Giuseppe Ato. Ma lei in base a quali elementi le dice questo? Cosa le risulta di preciso in ordine al fatto che questo appuntamento a Di Maggio Santo, a Inserillo Santo e a Di Maggio Calogero, l'appuntamento venne dato a Partinico e non anche a San Giuseppe Ato? Lei di preciso cosa risulta? Risulta che li ho visti arrivare, so che l'appuntamento si doveva fare così, anche per un fatto di strategia, perché non sapendo se questi qua venivano da solo o c'era qualche gruppo che li poteva seguire, che ancora c'era Giovannello Greco, c'era Pietro Marchese, c'era Spitalere, c'erano i fratelli dell'Inserillo più piccoli, quindi ci poteva essere pure qualche gruppo armato che li seguiva per poter fare qualche attentato, quindi si cercava di in qualche modo depistare se potevano essere seguiti a qualche tentativo di uccidere qualcuno. E quindi loro si recarono, il Di Maggio Calogero e l'Inserillo Santo si recarono a Partinico, e da Partinico poi si spostarono in Contrada Signora, è così? Sì. E a Partinico da chi si recarono? Da Geraci Antonino, e da lì poi li portò a San Giuseppe Ato. Ricorda se a Partinico, oltre che dal Geraci Antonino, i due che provenivano da Palermo si incontrarono con altre persone, con altri uomini d'onore di Partinico? Presidente, c'è opposizione, avvocato D'Azzo, ha risposto per ben quattro volte, le ho contate, quattro volte ha parlato solo ed esclusivamente di Geraci Nenè il Vecchio. Ha già risposto quattro volte. Ritengo che quest'ultima domanda sia suggestiva, perché gli si chiede di nominare già degli uomini d'onore di Partinico, quindi non è difficile la conclusione. E allora Brusca, se... Bene, l'opposizione va accolta. Riformula la domanda, Brusca. Brusca, cerchi di allora di essere preciso in ordine a ciò che lei vide nei pressi del caseggiato nella disponibilità di suo zio Brusca Mariuccio quella mattina. Quando ebbe modo allora, di vedere per la prima volta quella mattina il Di Maggio Calogero e l'Inserillo Santo.
Allora, il punto di riferimento era Geracine Nea Partenico. Da lì, assieme al cugino, quello che poi è stato ucciso, sono stati portati in contrada da Mosi. Là ad aspettarli c'era Salvatore Rina, mio padre, Bernardo Brusca, Michele Greco, Giuseppe Calò, Giuseppe Giacomo Bambino, Antonino Madonia, Giuseppe Greco Scarpa, Antonino Gargano che portò a Michele Greco, Calogero Ganci, Domenico Ganci, Francesco Paolo Anselmo, Raffaele Ganci credo che l'abbia detto, Luca Mariuccio, Giuseppe, Genovese Giovanni, Genovese Salvatore, c'ero io, Arigendo Giuseppe, Grizzaffi Giovanni e Marino, Marino Giovanni, c'è il nipote di Luciano Liggio. Vabbè, poi e Pino Leggio e Bernardo Provenzano. Sì, questo è quando poi le persone presenti incontrate il signore. Io vorrei che lei tornasse in ordine alla circostanza dello spostamento da Partinico a San Giuseppe Jato dei due Inzerillo Santo e Di Maggio Calogero. Lei che cosa vide? Li vide arrivare da soli? Li vide arrivare con altri? No, come gli ho detto, li ho incontrati in queste due macchine. Ecco, so, erano due macchine. Nel momento in cui sono arrivati. Sì, perché nel momento in cui loro sono arrivati, incontrati a Dammusi e loro erano scesi dalla macchina, se ne sono ritornati, io non ho più incrociato le due macchine, cioè, e non so con precisione chi li abbia portati, cioè chi c'erano, io non li ho visti in quel momento, sono arrivato due minuti, cinque minuti più tardi e non sono stato in condizione di vederle, ho visto solo di sfuggita, come gli ho detto, Angelo La Barbera, però non sicuro, il Santo Inzerillo, Calogero Di Maggio, il vecchio Nenè e Antonino che guidava una delle macchine che poi è rimasto là. Senta, io le leggo, le faccio una contestazione con riferimento a un verbale del 3 luglio del 1997, dichiarazioni rese al pubblico ministero di Palermo, con riferimento a questo episodio. Le leggo la... il verbale riassuntivo. No, Presidente, scusi. Leggiamo il verbale, la trascrizione integrale. Sì, anche io. Invece del verbale riassuntivo che sono parole del pubblico ministero. Sono l'avvocato Dazzò, sempre l'opposizione. Sono parole del pubblico ministero perché per il codice. Mi faccia finire, dottore. Sono, così non viene. Non sono viene... parole del pubblico ministero che per il codice hanno un'efficacia sì, assolutamente superiore, sì, addirittura in caso di contrasto a quelle della trascrizione della verbalizzazione. Presidente, peraltro sottoscritte dal verbalista. Presidente, dal, mi fa finire l'opposizione. E allora sono di nuovo. Presidente, mi scusi, purché resti traccia, poi la signoria vostra, la Corte decide da farsi. Per fortuna il codice prevede anche per il collaboratore di giustizia che l'interrogatorio venga trascritto, per fortuna, fino a quando almeno è detenuto. E il pubblico ministero vuole sollevare una contestazione per ricordare la memoria al signor Brusca Giovanni, perché nonostante abbia per sette volte rivolto sempre la stessa domanda, ancora il Brusca Giovanni non ha fatto determinati nomi. E allora il pubblico ministero vuole contestare il verbale riassuntivo, però ritengo che sia più giusto di contestare il verbale integrale, dal quale si evince che il signor Brusca, dopo aver dato un determinato nome, aver indicato un determinato nome, dice però non sono sicuro, forse. E questa incertezza oggi ce la sta confermando e gli fa onore, perché praticamente non lo ha ripetuto quel nome. Perché ha parlato comunque, pervenuti a una certa zona, ha parlato che praticamente da Contrada Dammusi poi si rogarono in Contrada Signora. Esatto, c'è esatto. un passaggio. No, c'è perché un discorso contrada, da Partinico. Oh, si riferisce a dei nomi che il signor da Partinico si rogarono in Contrada Dammusi e poi... In Contrada Signora. No, però ha parlato pure di Contrada Dammusi. Dammusi credo che sia la proprietà di Brusca, se non ho capito male. Però siccome stiamo sentendo comunque il signor... Comunque sia, pubblico ministero, se c'è un verbale in forma integrale è più corretto che la contestazione si faccia sulla base del verbale in forma integrale, non di quella in forma riassuntiva. Presidente, scusi, posso avere la parola, avvocato Di Benedetto. Se è avvocato Di Benedetto è una questione che io già ho risolto. E su quello che ha risolto ovviamente non tornerò più, Presidente. Io chiedo sin d'ora, siccome ovviamente le parti conosciamo i contenuti dei verbali e la Corte no, che siccome su questo punto il signor Brusca ha reso due dichiarazioni, una nel verbale che il pubblico ministero si accinge a contestare. Presidente, un attimo, è caduto un collegamento.
Presidente, mi scusi, Ascoli. Sì, il collegamento è stato attivato? Allora, sì, adesso vi sentiamo e vi vediamo bene, Presidente, però è dalle 16.53, da quando ha preso la parola l'avvocato Di Benedetto, che non l'abbiamo sentito. E allora l'avvocato Di Benedetto può riprendere. Dicevo, Presidente, io sulla prima questione, quella che la Corte ha già risolto, ovviamente non torno. Però siccome il pubblico ministero ha fatto riferimento a una contestazione esclusivamente sul verbale del 3 luglio 97 e esiste agli atti, il pubblico ministero ce l'ha fornito, anche il verbale del 4 dicembre 97 che riprende, nel quale il signor Busca riprende l'argomento, lo sviluppa, come potrò avrò modo di dimostrare, negli esatti termini. Presidente, se l'avvocato può parlare vicino al microfono che non si sente. Sì, Presidente, io chiedo che la contestazione venga fatta nella sua integralità e in quello che è contenuto nell'ambito dei due verbali, non solo nel verbale del 3 luglio 97, ma anche in quanto è contenuto nel verbale sempre in forma integrale del 4 dicembre del 97. Pubblico Ministero, l'avvocato Di Benedetto fa riferimento quindi a due verbali, uno del 3 luglio 97 e uno del 4 dicembre 97, e chiedo che la contestazione avvenga sulla scorta del contenuto di questi due verbali, non so quello del 3 luglio, è comunque in forma integrale. Ma Presidente, io mi attengo alle sue direttive e quindi intanto per ordine e per gradi procediamo alla contestazione con riferimento al primo verbale e così come da lei disposto con riferimento... È chiaro che il pubblico ministero la contestazione è opera sua. Va bene, e quindi però... Procederà lei alla contestazione, poi si verificherà. Sì, non ho difficoltà a adeguarmi alle direttive sollecitate dal difensore, in questo caso avvocato Dazzò. Le direttive sollecitate dall'avvocato Dazzò, sollecitate dal Presidente, e quindi piuttosto che dare lettura, come ritengo avrebbe potuto fare il pubblico ministero, della trascrizione del verbale riassuntivo, do lettura del relativo passaggio della trascrizione integrale. Di quale verbale, pubblico ministero? Stiamo parlando 3 luglio del 1997. 3 luglio 1997. Poi la trascrizione integrale. E alle pagine leggerò il passaggio che inizia a pagina 8, penultimo rigo, e prosegue nella pagina 9. Segnalo altresì che darò pure lettura del verbale riassuntivo per come si è ritenuto di verbalizzare quel passaggio in occasione di quell'interrogatorio, perché quel verbale riassuntivo è stata la interpretazione documentata sul posto di ciò che era stato detto pochi minuti prima o poche ore prima, dipende a che distanza di tempo pubblico è stato. Pubblico Ministero, mi consenta, e allora se lei procede alla contestazione sulla base del verbale in forma integrale, come praticamente è stato chiesto, e tenuto conto che c'è il verbale in forma integrale, evidentemente questo acquista un carattere più... si deve ritenere che acquista abbia una maggiore rilevanza giuridica dal punto di vista probatoria, non vedo perché lei deve poi procedere alla lettura della trascrizione del processo verbale in forma riassuntiva, perché sembrerebbe introdurre praticamente nell'ambito del processo un verbale in forma riassuntiva ai fini della contestazione che il Presidente non ha ritenuto che possa essere introdotto. Presidente, tanto che il verbale credo... sia in forma integrale. Mi manca la citazione normativa esatta, ma sono pressoché certo di non fare una osservazione in termini di diritto sbagliata. Il codice prevede espressamente che in caso di divergenza apparente o reale tra ciò che risulta nella verbalizzazione, nella trascrizione integrale, nella verbalizzazione riassuntiva, ove vi sia un'apparente o reale divergenza, va preso atto e bisogna dare la preferenza a ciò che risulta nella verbalizzazione riassuntiva. Ed è evidente la ratio di questa disposizione. La verbalizzazione riassuntiva è un atto che viene fatto con maggiore precisione alla fine dell'interrogatorio e quindi qualche lieve smagliatura. Ma comunque... intanto do lettura di questa verbalizzazione integrale, di questa trascrizione integrale, Presidente. Posso? Ma sta facendo il 140 integrale? Codice del PM. Dove la scusa? Pubblico Ministero, allora per ora per allo Stato diamo lettura di questa. Intanto diamo lettura della trascrizione integrale, quindi verbale del 3 luglio
Pagina 8. La domanda del pubblico ministero è questa, e così risulta trascritta. Lei sa chi portò materialmente incontrata signora Inserillo? Sono arrivati due. Siccome io facevo la spola San Giuseppe Iato, Campagna, San Giuseppe Iato, Campagna, e questo quarto d'ora, 20 minuti, io ho mancato, non mi ricordo per quale motivo, però ho incrociato per strada, credo, Antonino Geraci, Nene Geraci, i cugini Geraci. Poi c'è un sì del pubblico ministero. E forse Fifì Dunania con due macchine. E c'era anche Barbera, Santino Inserillo, Calogero, Di Maio, ovviamente dovrebbe essere Di Maggio, e forse Totuccio. C'è questo forse che riguarda questo Totuccio, che dovrebbe esserci chiarito oggi da Brusca a chi si riferiva. E allora, Brusca, questo è ciò che lei ha detto in occasione di quell'interrogatorio del 3 luglio 97 con riferimento ai componenti, alle persone che da Partinico si sono spostati in contrada signora. Alla stregua di questa lettura, di questa contestazione, cosa ricorda, cosa ha da riferire alla Corte? Confermo quanto lei ha letto, non mi ricordavo il nome di Filippo Nania, però era, come so dire, un po', chiedo scusa, un po' scontato, però, ripeto, li ho incontrati per strada, siccome gli ho detto poco fa lo svincolo, diciamo, svincolo che non era svincolo, allora funzionava da svincolo, tra lo scorrimento veloce e questa strada che porta incontrata da Musi o signora. Lei nella questa trascrizione ha usato l'espressione forse Fifì Dunania e oggi ha usato un'espressione è ovvio che ci fosse. Il problema nostro è un altro in questa sede. Anche se non l'ha detto per 7 volte, è ovvio che ci fosse. Vabbè, questo poi lo valuterà la Corte. Vabbè, questa è una contestazione del pubblico ministero. Avvocato. La contestazione dobbiamo prenderne atto, le domande che poi saranno valutate. Certo, come è ovvio che sia in tutte le contestazioni. Le chiedo questo, Brusca, lei lo ricorda con precisione o ha dei dubbi grossi, piccoli, non ha nessun dubbio riguardo al fatto che da Partinico si spostarono in contrada signora anche con la presenza di Filippo Nania? E dei cugini glielo metto 100% che poi li ho rivisti. Di Filippo Nania, come gli ho detto, forse c'era, però non sono sicuro, per come gli ho detto prima glielo confermo. Va bene, possiamo andare avanti. E allora, lei quindi... Chi era il Totuccio? Noi abbiamo parlato di Totuccio, le ho letto la trascrizione integrale riguardo sempre a questo stesso gruppo di persone in cui ha parlato dei cugini Geraci, Fifì Dunania forse, Angelo La Barbera, Santino Inserillo, Calogero Di Maio, ma cioè Di Maggio, e forse Totuccio. Chi è questo Totuccio? Presidente, scusi, avvocato Di Benedetti, presidente, sì. Posso avere la parola, scusi, perché io avevo formulato un'opposizione che poi dico non è stata evidentemente... raccolta dal signor pubblico ministero. Io chiedevo che questo verbale venisse integrato con quanto dichiarato sul punto anche nel verbale del 4 dicembre del 97, nel quale, sollecitato proprio dal pubblico ministero, questo nome Totuccio è scomparso, dico, dal verbale. Comunque, avvocato, la situazione è questa: il pubblico ministero ha il potere di fare la contestazione nel modo che ritiene, secondo praticamente la sua, secondo la, poi quello che è il suo iter logico. Lei ha il potere in sede di controesame. La faccio in controesame, semmai, va bene. Praticamente di formulare domande con riferimento a questo verbale e a queste contestazioni. Poi sarebbe opportuno il Pubblico Ministero illuminasse la Corte su questo articolo, su questo che si dà prevalenza al... Sì, se lei mi dà qualche secondo, prendiamo fiato un po' tutti. Io vuole sospendere 5 minuti? Anche meno, Presidente. Vabbè, sospendiamo 5 minuti. Io saccio quando facciamo il verbale. Oh, proseguiamo. Si riprende. Sì, Brusca, stava... Posso, Presidente? Come? Posso, Presidente, vedo una parte dello schermo non collegata, è tutto in regola come collegamenti? Il sito deve essere ricollegato, il sito riservato. E lo possiamo riattivare, credo, il sito con il Brusca. Possiamo riattivare il collegamento con il sito riservato, introducendo a Brusca.
Non si è riattivato il collegamento. Collegamento, no. E allora Brusca, pubblico ministero, può proseguire nell'esame l'eventuale contestazione. Sì, Presidente. Terminato. No, è tornato a cadere il collegamento. No, certo. Ah, sì. E quindi è collegato Brusca. Brusca, mi sente? Sì. Stavamo parlando dell'arrivo a contrada, incontrada signora di Maggio Santo e inserirlo. No. Inserillo Santo e di Maggio Inserillo Santo e di Maggio Calogero. Di Maggio Calogero. E sarebbe sì. Cosa è avvenuto quando poi sono arrivati? Quando sono arrivati, dopo che sono arrivati, che io ero arrivato subito dopo, hanno cercato di domandare qualche cosa, hanno cercato di sapere qualche cosa, loro hanno avuto qualche interrogatorio, nel senso che gli hanno chiesto cosa volevano fare, loro hanno negato tutto, ma tutto è durato 10 minuti, un quarto d'ora, non 20 minuti, dopodiché sono stati strangolati e uccisi. Ma lei era presente a questo colloquio, a questa discussione che poi è degenerata? No. No, io ero nascosto come erano nascosti tanti altri, cioè c'erano altre stanze, erano chiusi in altre stanze. E con chi hanno discusso allora questi due signori, l'Inzerillo e il Di Maggio? Ma c'era Michele Greco, c'era Cinenè, Bernardo Provenzano, mio padre, Bernardo Brusca, credo che c'era Antonino Gargano. Credo che non c'era, al momento non mi ricordo più nessuno. Giuseppe Galò. E poi quando si decise di eliminarli, chi ha partecipato alla loro eliminazione? Abbiamo partecipato tutti quelli che eravamo lì dentro. E cioè li vuole quelli ripetere per quello che ricorda? Allora, lì dentro c'eravamo, perché molti sono rimasti fuori, lì c'era Antonino Madonia, Giuseppe Greco Scarpa, Calogero Ganci, Paolo Anselmo, Domenico Ganci, io, Giuseppe Giacomo Gambino, Pippo Calò, mio padre, un po' tutti là. Pure e prosegua con riferimento a tutti poi. I soggetti provenienti da Palermo, cerchi di aiutarsi cercando di individuare. Sì, sì, tutti provenienti da quelli che erano tutti provenienti da Palermo. Quelli provenienti da Palermo e poi quelle invece delle locali famiglie. Poi c'erano. Si fermi un attimo, Brusca, un attimo soltanto, si fermi. No. Se non faccio io. Aspetta, scrivi a verbale, scusa, vai trovato, fai quello che ti dico io. Sono via con presenza. Bravo, bravo. Si riprende quel verbale, il del processo stralciato greco. Greco Giuseppe interpellato ha dichiarato che non intendeva rinunziare e che conseguentemente con riferimento al processo stralciato intendeva presenziare all'udienza. Siccome nessuna attività processuale è stata svolta che nel processo principale che lo riguarda, in vista di un'eventuale riunione, e stante che il procedimento principale sarà rinviato pure all'udienza del giorno 29 alle ore 15:30, si dispone che il Greco, che è detenuto e non sottoposto al regime del 41 bis, venga tradotto in udienza con riferimento al processo stracciato, per partecipare all'udienza che sarà tenuta alle ore 15:30 puntuali in questa aula. Va bene? Quindi Presidente, tradotto a Palermo. Dove si deve tradurre? Qua? Sì. Non ha il 41 bis e quindi si deve tradurre. Fate l'ordine di traduzione. Per il giorno 29, Presidente. Ma ce la fanno. Subito si può fare. Vabbè, e allora si riprende. L'esame di Brusca.
E allora, Brusca, stiamo riprendendo l'esame. Lei ci stava riferendo in ordine ai soggetti che erano presenti e che hanno partecipato, intanto che erano presenti e che poi hanno materialmente partecipato alla uccisione dell'Inzerillo e del Di Maggio. Lei deve rifare i nomi, dividendo anche per ragioni di omogeneità, per luogo di provenienza. Quali soggetti palermitani erano presenti? Allora, c'era Raffaele Ganci, Domenico Ganci, Calogio Ganci e Paolo Anselmo, della famiglia della Noce, Giuseppe Giacomo Gambino, della famiglia di San Lorenzo, Antonino Madonia, della famiglia di Resuttana, Michele Greco e Giuseppe Greco Scarpa, di Ciaculli, Antonino Gargano, di Bagheria, che accompagnò Michele Greco. Poi di parte quelli che venivano da Palermo. Poi c'era Antonino Geraci e Nene Geraci di Partinico. Poi c'erano, perché eravamo al piano di sopra, al piano di sotto c'era Brusca Mario, mio zio che poi è salito, c'era pure mio padre sopra presente, Bernardo Provenzano pure presente, Giuseppe Leggio è rimasto giù, Giovanni Grizzaff è rimasto giù, Giovanni Marino è rimasto giù, Giuseppe Di Gento è rimasto giù. Ultima sera che si sono rimasti giù, fuori del caseggiato, all'interno. Il Presidente vuole chiarito, la Corte vuole chiarito, che lei può iniziare descrivendo questa abitazione. Dove si è svolta questa riunione? Presso questo caseggiato, com'era composto questo caseggiato? Vi era un'abitazione? Questo caseggiato era un, diciamo, una villa con due elevazioni. E c'era il piano, cioè lo scantinato, il magazzino, dove si entrava, e c'erano quelli che ho menzionato poco fa. Al piano superiore, dove sono stati strangolati, c'è una specie di salottino dove c'è stata la riunione, ed erano così composti. Quelli che erano giù non so se erano fuori, in parte fuori e parte qualcuno dentro. Quindi era un piano cantinato e altre due elevazioni? Un'altra elevazione. Ma mi dico una cosa, Brusca, posso introdurre la domanda? Lei ha detto che questa villa insiste in un fondo del professore Gioia, che è il medico Gioia, no? Sì, la buon'anima, chi è morto? Quello di Villa Sofia. E come mai suo zio aveva a disposizione questa villa del professore Gioia? Non perché è che ci curava, faceva una specie di... Gioia ci aveva consegnato le chiavi, ci consentiva pure l'uso della villa. A quanto pare... Sì, perché li faceva da sovrastante. E quindi aveva le chiavi pure della villa. Ma il professore Gioia non ci andava mai in campagna, forse era impegnato. No, veniva d'estate, sabato e domenica o per le feste, quando lui riteneva opportuno veniva. E in quali giorni della settimana questo episodio così delittuoso? In quali giorni della settimana avvenne? Nel mezzo della settimana, signor Presidente. In mezzo alla settimana. Non era né festivo e neanche fine settimana, se che io non ricordo. Ma il professore Gioia non ci andava mai nel corso della settimana, non ne faceva improvvisate, no? No, ogni volta prima che veniva telefonava sempre a mio zio Marcio, preparati, sto venendo, domani vengo. No, questa abitudine il professore Gioia ce l'aveva. Suo zio che è Mariuccio, il fratello di suo zio Mariuccio, no? Cugino. Come? Cugino. Cugino di mio padre. Ah, è cugino di suo padre. Posto, Presidente. Mistero, se ho introdotto questo. Senta, quindi lei ci ha parlato prima dei soggetti di Palermo, poi quelli di Partinico. Io vorrei capire, ma forse ricordo male o ho capito male. Geraci, i due cugini, restarono anche durante questa riunione e parteciparono alla soppressione di Di Maggio e Inzerillo, o dopo averli accompagnati, come mi pare di aver capito poc'anzi, andarono via? Cosa ricorda al riguardo? No, i due rimasero, gli altri se ne sono andati con una macchina sola. Cioè, là sono rimasti Calogero Di Maggio, Santino Inzerillo, i due cugini Geraci, forse il Nania, però io non me lo ricordo più, quindi sarà che se ne è ritornato. E gli altri con chi sono venuti non li ho visto più. Ma una delle due macchine quindi andò via subito? Sì, non ho detto che non l'ho trovato, gli altri componenti quando sono arrivato io non li ho trovati. Invece i due Geraci sono rimasti? Sì, perché poi è successo che dopo questo fatto
è stato convocato Giovan Battista Pullarà, Pietro Loiacono. Vabbè, ora ne parliamo di questo. E stavamo parlando quindi dei soggetti di Palermo, dei soggetti di Partinico, uomini d'onore della famiglia di San Giuseppe Iato quel giorno presenti in quella casa del professore Troia. Lei l'ha già detto, Genovese Giovanni, poi? Genovese Salvatore, Brusca Mario e Brusca, Brusca Mario e Brusca Giovanni e Brusca Bernardo. Agrigento Giuseppe di San Ciprello, però apparteneva alla famiglia di San Giuseppe Iato, Giovanni Marino di Corleone, Giovanni Grizzaffe di Corleone. Riguardo a questo Giovanni Marino, chi è esattamente? Il nipote di Luciano Liggio. Cosa ricorda di lui? Ricordo, l'ho riconosciuto in fotografia, quello che è implicato pure al processo Agrigento. Quindi si tratta del Giovanni Marino imputato anche nel processo Agrigento? Sì. Nel processo Agrigento quali reati aveva avuto contestato questo Giovanni Marino? Credo pure di omicidi. Chi si occupò materialmente dello strangolamento dell'Inzerillo e del Di Maggio? Un po' tutti quelli che eravamo sopra, chi tirava la corda, chi ci teneva un braccio, tutti quelli che eravamo lì sopra abbiamo fatto l'opera, tranne diciamo, i vecchi più anziani, questi non hanno fatto niente, però erano là che guardavano. E dovrebbe ancora una volta ripetere, chi eravate sopra quindi al momento dello strangolamento dell'Inzerillo e del Di Maggio? Allora, Antonino Madonia, Giuseppe Giacomo Gambino, Raffaele Ganci, Domenico Ganci, Calogero Ganci, Francesco Paolo Anselmo, Bernardo Busca mio padre, Giuseppe Calò era là, Michele Greco, Antonino Geraci, il vecchio perché il giovane non c'era, poco fa ho dimenticato pure Antonino Gargano che era giù, non era sopra. E quindi questi qua, Giuseppe Greco Scarpa ed io, questi eravamo quelli sopra. Cosa avvenne dopo lo strangolamento di queste due persone? Dopo lo strangolamento di queste due persone i cadaveri sono stati in parte spogliati sia dei beni che del beni, mi riferisco all'orologio, soldi e tutte queste cose di qua, per togliere le tracce, poi sono stati riportati in contrada Fiotto, in una proprietà di mio zio Mario. Là c'erano due fusti pronti per poterli adoperare con l'acido. L'acido poi lo andai a procurare con un appuntamento con Filippo Nania e con Filippo Marchese, fatto con Giuseppe Greco Scarpa, dove io sono andato a prendere l'acido e sono stati poi sciolti nell'acido in questa proprietà di mio zio Mario in contrada Fiotto. Quindi chi lo portò l'acido? In contrada Fiotto? L'acido, no, in contrada Fiotto l'acido ci sono portato io, però a me lo portò, se non ricordo male, Filippo Marchese e Giuseppe Lucchese. Ci siamo incontrati a Partinico. Ma chi li ha contattati? Lei, Filippo Marchese e Giuseppe Lucchese per questo... No, Giuseppe Greco Scarpa, lui mi ha fatto l'appuntamento, ci siamo dato un punto di riferimento e me lo sono andato a prendere. Ma come furono trasportati in contrada Fiotto questi due cadaveri? Incontrata Fiotto con una jeep che mio zio Mario aveva a disposizione. Senta, lei ha partecipato a questa dissoluzione dei cadaveri, a questo scioglimento dei cadaveri? Sino a quando sono stati infilati lì dentro e poi là c'è rimasto mio zio Mario con Salvatore Lazio, dopodiché io me ne sono andato. Lo vuole chiedere in integrazione questo acido che gli ha portato... Hanno portato Filippo Marchese e Giuseppe Lucchese. Antonino non ha detto Antonino Lucchese, pure Antonino. Ha detto no, Filippo Marchese e Giuseppe Lucchese ha detto. Era già stato, venne portato in loco prima dello strangolamento o dopo? Era già stato... Dopo, signor Presidente, dopo che era fatto lo strangolamento, si dovevano sciogliere queste persone nell'acido, con Giuseppe Greco Scarpa ci siamo dati l'appuntamento, di solito lo mando...
che parlando con lui ce lo mando con Filippo Marchese e Giuseppe Lucchese. Ci siamo dati un appuntamento a Partinico, dopodiché loro mi hanno consegnato l'acido e io me lo sono portato. E quanto tempo passò dalla data dello strangolamento alla data in cui praticamente ebbe a disposizione questo acido? Recandosi ma a in tutte cose un paio d'ore. Senta, cosa avvenne quello stesso giorno a San Giuseppe Iaco? Quello stesso giorno, sì, mi dica. Quello stesso giorno, diciamo un po' il Giuseppe Greco Scarpa, il Madonia, il Giuseppe Giamo Cammino, Raffaello Ganci, un po' di queste persone se ne erano andate. Ed era arrivato Giovanni Bontà, Giovanni Battista Pullarà, Pietro Loiacono, doveva venire un'altra persona, Terese, che non è venuto, li hanno invitati, li hanno fatto salire sopra, cioè sempre nella stessa stanza dove sono stati insangolati due, e gli hanno comunicato quanto gli era successo alla sua famiglia, cioè che l'avevano ucciso a Stefano Bondati per motivo in cui aveva completato un progetto omicidiario nei confronti dei vincenti, e dopodiché gli hanno dato la reggenza a Giovan Battista Pullarà, al Pietro Loiacono e a questo Teresi. Dopodiché gli hanno dato la reggenza e gli hanno dato l'incarico di andare a eliminare altre quattro persone a Palermo, cosa che poi è avvenuta. Senta, un'ultima domanda con riferimento a questo episodio relativo alla duplice soppressione di Inzerillo e Di Maggio. Gliela faccio come contestazione, però non sono in grado in questo momento di dire con certezza se lei non ha già fatto questo nome, perché ha ripetuto più volte gli stessi nomi. Gliel'ho sollecitato io con riferimento alle diverse fasi di quella giornata. Ora, quando è stato interrogato su questi fatti il 3 luglio del 1997, lei ha invitato a precisare il nominativo delle persone presenti, ha fatto il nome anche di Bernardo Bonmarito. Sì, sì, chiedo scusa, c'era pure bene mio padrino, c'è il padrino di battesimo. Va bene. Quindi non so, poi lo vergeremo tutti quanti, le trascrizioni dell'odierna udienza, può essere che l'aveva già fatto il nome anche all'udienza odierna. E comunque lei è certo che quel giorno era presente Bonmarito Bernardo? Sì. Senta, passiamo adesso a un altro episodio. Lei ha fatto riferimento alla guerra di mafia, ha fatto riferimento sia pure per un breve passaggio alla figura di Riccobono Rosario. Chi era Riccobono Rosario? Allora era capo mandamento di San Lorenzo, Tommaso Natale San Lorenzo. Nell'ambito di quello che lei ha definito il contrapposto schieramento dei vincenti e dei perdenti, degli uomini di Riina e degli uomini di Bontate, il Riccobono Rosario, prima della morte di Bontate e Stefano, come si collocava? Si collocava neutrale. Quindi non era né con l'uno né con gli altri? Né con l'altro, apparentemente. Però Salvatore Riina, mio padre, lo collocavano più con Stefano Bontate che con loro. Però era neutrale. Perché suo padre e il Riina lo ritenevano più vicino sostanzialmente alle posizioni del Bontate che alle vostre? In base a quali elementi di fatto? L'evento di fatto io non conoscevo a quella data tutta la storia di Cosa Nostra. Loro sapevano più particolari, ritenevano vicino l'Inzerillo e il Stefano Bontate, più vicino come amicizia, come rispetto, per convergenze uniche con Rosario Riccobono, con il gruppo Bontate, Badalamenti e questi di qua. Ma quando vengono uccisi Salvatore Inzerillo e Stefano Bontate, il Riccobono Rosario
partecipa a questa soppressione, ha un ruolo, ne viene informato successivamente? Qual è la posizione di Riccobono e Rosario? Viene informato? Rosario Riccobono viene informato, Rosario Riccobono viene informato da parte di mio padre, non so se dopo l'omicidio di Stefano Montato o dopo quello di Inserillo. Viene informato da mio padre sotto indicazione di Salvatore Rina, Michele Gaglia e tutti quelli che erano là, e l'appuntamento viene fatto a Monreale, in una zona di Giacalone, oggi proprietà di Fiore Antonino dovrebbe essere. Lei era presente in quell'occasione? Sì. E questo quando avviene questo incontro fra Salvatore Rina, a quanto pare era anche suo padre, e il Riccobono Rosario? No, Salvatore Rina non c'era, c'era solo mio padre, delegato dagli altri uomini d'onore, di incontrarsi con Sario Riccobono e comunicargli quello che era successo. Dico, questo a che distanza di tempo avviene rispetto alla morte di Stefano Bontate? Ripeto, era successo credo dopo la morte, più sicuramente dopo la morte di Inserillo, di Salvatore. Quindi il Riccobono viene avvisato successivamente, quindi mi pare di avere capito, non ha partecipato all'eliminazione né del Bontate né del Salvatore Inserillo. Che posizione assume? No, completamente. Che posizione assume il Riccobono Rosario rispetto a queste novità? Ma Rosario Riccobono, quando apprende i motivi per cui sono stati uccisi due e motivi perché poi si doveva eseguire per tutti gli altri, dice: se i fatti stanno così io non posso prenderne che atto, e si è fatto giusto e sono a disposizione. Lei ha fatto adesso, proprio adesso, riferimento all'eliminazione di tutti gli altri, a chi si è riferito? Cioè, gli altri poi si dovevano eliminare, che sono persone vicine a Gaetano Badalamenti, si dovevano eliminare che sto Giovanello Greco, Pietro Marchese, cioè tutte le persone che in cui man mano si scoprivano che erano responsabili di questo complotto dovevano morire. E quindi il Riccobono Rosario si mise a disposizione? Sì. In sostanza il Riccobono Rosario è venuto a far parte dello schieramento dei Corleonesi? Sì. E la alleanza con Salvatore Riccobono quanto tempo dura? L'alleanza con Salvatore Riccobono? Sì, fino con, al giorno Rosario Riccobono. Della sua, Rosario Riccobono, fino al giorno della sua morte, cioè della sua soppressione. Ma ci sono novità? Perché viene poi ammazzato? Intanto lei sa che chi ha deciso la sua eliminazione? Guardi, lui, a parte questo fatto che era ritenuto vicino a Stefano Bontate, era ritenuto pure un confidente di polizia o di carabiniere, quello che era. Più c'erano vecchi rancori di comportamento di Cosa Nostra, in quanto lo riteneva che era persona che aveva ucciso Angelo Graziano, aveva messo fuori famiglia Giuseppe Giamo Gambino, Armando Buonanno, quello che ho detto poco fa, ritenuto confidente di polizia, ritenuto vicino allo schieramento, a questo schieramento di Bontate e compagnia varia. A un dato punto hanno deciso, non so se mio padre Giuseppe Giamo Gambino, cioè Michele Greco, non so se tutti, però io il giorno della sua eliminazione ero pure presente, gli posso dire chi erano presenti. Si fermi un attimo, Brusca. Dove temi d'immagine? Sospensione di un minuto. E Brusca, stiamo riprendendo il suo esame. Mi sente? Sì. Lei stava parlando delle ragioni di contrasto passate che vi erano state nei confronti del Riccobono. Li vuole ripetere in estrema sintesi che motivi c'erano stati in passato di contrasto tra Riccobono e Rosario e il gruppo facente capo a Riina, e che poi nell'ambito della guerra di mafia assunse il ruolo di gruppo vincente? Quali contrasti vi erano stati? Lei dice che non le ho conosciute perché la storia vecchia di Cosa Nostra mi è stata riferita in seguito. Come sintetizza lei le ragioni di contrasto fra il Rosario Riccobono e i Corleonesi? C'era questo Angelo Graziano, che era amico, credo, Salvatore Rino, Giuseppe Giacomo Gambino, ed era stato, a dire di costui, era stato eliminato ingiustamente, ed è stato con la scusa che questo si era comportato male, era stato ucciso ingiustamente da parte di Sergio Riccobono, secondo lui, per togliere una spina dal fianco, e l'aveva ucciso senza l'autorizzazione anche di competenza. Poi si diceva, per esempio quello che mi dicevano, che era confidente di polizia,
e quindi poteva passare delle, si riteneva un compiente di polizia. Aveva buttato fuori famiglia, sospeso per un presidente Armando Bonanni, Giuseppe Giacomo in quanto erano stati arrestati a Castelvetrano ed erano fuori territorio senza aver avvertito il suo capofamiglia. Per tutti questi fatti, e più per l'amicizia con Stefano Bondate e tutto il resto, si è deciso di eliminarlo. Ma perché non venne eliminato subito, visto che c'erano queste risalenti ragioni di contrasto? Non venne eliminato subito perché lo ritenevano utile, chissà questo potesse portare a qualcuno degli cosiddetti scappati, che poi alla fine, quando si è scoperto il piano, molti sono scappati. Cioè i perdenti sono scappati. E Riccobono si dette da fare per aiutare i corleonesi in questa opera di eliminazione degli avversari? Ma credo qualche cosa l'abbia fatto, però non so dirgli quanto. So che si è messo a disposizione per eliminare qualcuno di Gallina, di Carini, che era vicino a Stefano Bontade. Credo che abbia partecipato, organizzato pure l'omicidio di Emanuele D'Agostino. Comunque ne ha fatto qualcosa, però non gli so dire con precisione cosa ha fatto. Quando viene ucciso Riccobono? A distanza di quanto tempo dall'eliminazione del Bontate e dell'Inserillo? Novembre 82. Lei ricorda la data esatta? 30 novembre, perché mi è stata comunicata, cioè la conosco questa data. Dove viene ammazzato Riccobono e Rosario? Incontrato da Dammusi. Lei le venne a conoscenza dopo o nelle settimane, nei giorni precedenti era già a conoscenza del fatto che quel giorno poi incontrata da Musi Riccobono sarebbe stato ucciso? No, è stato organizzato il giorno prima, due giorni prima, il tutto, perché un piano era uccidere Riccobono e poi c'era tutta un'altra serie di omicidi che si dovevano commettere. Lei da chi ne viene a conoscenza? Ma io ne vengo a conoscenza perché, ripeto, il giorno prima, due giorni prima c'è stata una piccola riunione incontrata da Musi, tra cui c'era Giuseppe Giacomino, mio padre, Salvatore Rina, quasi un po' tutti i soldi, non mi ricordo tutti, però il gruppo era sempre questo. E si era stabilito che dovevano portare al Riccobono e compagnia da Musi, dopodiché gli avrei dovuto telefonare Antonino Madonia a Palermo, e Antonino Madonia, con il segnale MIOS e con convenzionato, avrebbe commesso altri omicidi. Senta, non ho capito, Rosario Riccobono avrebbe dovuto essere ucciso da Musi. Rosario Riccobono e compagnia, che significa e compagnia? Perché è venuto assieme ad altre tre persone, non si sapeva con chi veniva, però se veniva da solo, veniva con due, veniva con tre, quantomeno due erano sicuri, e ne sono venuti quella mattina quattro. E invece non ho capito nemmeno, lei avrebbe dovuto contattare telefonicamente chi a Palermo? Antonino Madonia. Dopo aver strangolato i quattro, io avrei dovuto contattare Antonino Madonia, che c'era il piano poi di uccidere il rimanente del gruppo Riccobono, cioè della famiglia di Riccobono, al loro vicino. Allora, lei era quindi al contrario da Musi quando arrivò il Riccobono? Sì. Di chi è questa contrada da Musi? Dove arrivò il Riccobono? Contrada da Musi è stata, quando è successo il fatto, era ancora di proprietà di Barbaro. Poi è stata comprata, poi è stata ridata ai Barbaro, anche se poi ho saputo che gliel'hanno sequestrata per un pezzo. E poi c'è qualche procedimento in corso per motivi di confisca. Comunque il punto è quello: dove è stato arrestato mio padre, Bernardo Brusca. Ho capito. Senta, ma chi eravate? Lei era presente quando arrivò il Riccobono? Sì, sono io, Di Maggio Baldassare, Giuseppe Maniscalco, Giuseppe Agrigento, Bernardo Bomarito, Salvatore Lazio, Giuseppe Greco Scarpa, Giuseppe Agrigento, mio cugino Vito Brusca, Pippo Calò, Salvatore Rina, Matteo Motisi, Giovanni Motisi,
in questo momento non ho altri ricordi. Poi assieme a Riccoboni è arrivato Filippo Nania, Antonino Geraci, Nene Geraci e Giuseppe Giacomo Gambino. Ho capito, senta, ma a che ora arrivarono di quel 30 novembre il Riccoboni Rosario con le altre persone? Di mattina, intorno alle 10, comunque di mattina, 9 e mezzo, 10. Si ricorda che questa giornata era una giornata di sole, se era calda, se pioveva? No, era pioviginosa. Con quante auto arrivarono? Arrivarono là con due auto, una Volvo di Filippo Nania, con una Mini Minor e con una Golf che hanno lasciato un po' distante. Quindi arrivarono in totale tre auto, una Volvo, una Golf e una Mini Minor. Nella Volvo era di Filippo Nania, sì. L'ha detto lei, chi viaggiava nella Volvo? Nella Volvo c'era Rosario Riccobono, Filippo Nania, Giuseppe Giacomo Gambino e Nene Geraci. E sulla Mini Minor? Sulla Mini Minor c'era Totuccio Michalizzi, Geraci Antonino, Totuccio Michalizzi, Geraci Antonino, un certo Savo e un certo Cannella, se non ricordo male. E chi guidava le tre? Cannello Carollo. Come dice? E le tre, o Cannello Carollo, non mi ricordo preciso, comunque uno di questi, ma credo che sia Cannella. Dei tre guidava il più piccolino, dovrebbe essere Savoca. No, mi scusi un attimo, quindi abbiamo detto parlato della Volvo, abbiamo parlato della Mini Minor, vuole ripetere chi era nella Mini Minor? Michele Michalizzi, no, Michele Totuccio Michalizzi, il Savoca, il Cannella e Antonino Geraci. L'altra autovettura era una Golf. Sì. E chi arrivò con questa Golf? No, la Golf era stata lasciata un po' più distante, non è arrivato, cioè nel caseggiato sono arrivato con due macchine. Per non sfollare troppo macchine, questa macchina era stata lasciata un po' distante, prima di arrivare nel caseggiato. Ma quanto prima? Chiesto la stradella, saranno 150 metri, 200 metri, 300 metri. Cioè nella strada, diciamo, prima quella di prendere la stradella per entrare nel caseggiato. Quindi saranno 200 metri, 150 metri, questo è la linea di massima. Ho capito, quindi invece la Golf fino al punto in cui poi venne lasciata, chi l'aveva condotta? Filippo Nania. Stiamo parlando della Golf, scusi. Ah, la Golf? No, non l'ho visto chi la guidava la Golf in quel momento. Si sono messi tutte otto persone in due macchine e nel caseggiato sono arrivato con due macchine. Il Riccoboni era stato invitato da chi incontrare Dal Musi? Era stato invitato con una scusa di una mangiata, veramente l'appuntamento era a Partinico e poi come al solito da Partinico sono stati portati a San Giuseppe Ato. Era fatta con la scusa di una mangiata. Era invitato da Salvatore Rina, Giuseppe Gnocco Cammino, un po' da tutti per questa mangiata. Quindi anche in questo caso l'appuntamento al Riccoboni fu dato a Partinico? Sì. Per le stesse ragioni di cui poc'anzi lei ha fatto riferimento riguardo al duplice omicidio di Inzerillo e di Maggio? Questo più che altro per motivi di... c'era lo spavento di forze di polizia, avrebbe dovuto dare la battuta alle forze di polizia più che ai cosiddetti scappati e quindi fare arrestare a tutti gli altri. Questo era un po' la preoccupazione. Anche agli scappati cioè poter fare il doppio gioco, però prevalentemente era quella. Quindi la preoccupazione riguardo a ciò che avrebbe potuto fare il Riccoboni? Sì. Posizione, Presidente, sono la voto da su. Va bene, opposizione accolta, pubblico ministero, però vuole far chiarire perché non è stato chiaro nella sua risposta, le ragioni per cui si ritenne di... Ha fatto riferimento... Che la riunione, che il Riccoboni si recasse prima a Partinico e poi da Partinico doveva raggiunse San Giuseppe Iato. Le ragioni per cui lui ne ha conoscenza, perché non si capisce. Sì, il Brusca lei ha posto una serie di domande e lui è stato molto sintetico, io non l'ho percepito il significato. Il Brusca ha fatto riferimento a preoccupazioni riguardo ad eventuali soffiate alla polizia. Vabbè, glielo faccio chiarire a lui, pubblico ministero. Brusca, ripeta perché
l'appuntamento al Riccobono venne fissato a San Giuseppe Iato e poi da lì ci si e mosse. E poi da lì si trasferirono a San Giuseppe Iato. Perché qualche altro appuntamento, qualche altra mangiata era stata fatta a Partenico. Questa volta gli hanno dato un'altra volta l'appuntamento a Partenico e siccome c'era lo spavento che avrebbe potuto fare la soffiata alla polizia o carabinieri o fare doppio gioco con i cosiddetti scappati, e quindi si preferì o che avrebbero lasciato dire alla famiglia, sai, stiamo andando a tale punto, si diede l'appuntamento a Partenico. Da Partenico, Nene Geraci, Antonino Geraci e Filippo Nania se li sono messi in macchina e li hanno portati, attraversando un po' di strade interne, per perdere eventuali tracce, li hanno portati a San Giuseppe Iato. Quindi temevano o l'intervento della polizia oppure il doppio gioco con degli scappati, no? Questo. Perfetto, con i perdenti. Senta, ma dove venne dato l'appuntamento al Riccobono? A Partenico? Presso quale luogo? Credo, siccome penso allo svincolo di Partenico, perché molti appuntamenti erano stati fatti, molti, qualcuno era stato fatto nella vicinanza, nella casa del fratellastro di Geraci Antonino, mi riferisco a un certo Centeneo. Si può dire allo svincolo di Partenico, credo l'appuntamento sia dato là e da lì poi sono proseguiti per San Giuseppe Iato. Che cosa avvenne quando arrivò il Riccobono? Ricorda, lei era presente alla scena dell'arrivo? Sì. Che cosa avvenne? Quando è arrivato il Riccobono sono scesi dalla macchina, subito con la scusa di salutarlo è stato invitato a entrare nella prima, perché c'è questo caseggiato un po', è combinato a U. È stato invitato ad entrare nel lato destro dove c'era mio padre, c'era Giuseppe Calò, c'era Matteo Motisi, c'era Salvatore Rina, c'era Giuseppe Greco Scarpa, e gli altri tre sono stati invitati a entrare nella sala gioco, sala pranzo, quella che c'era, e subito dopo, appena hanno strangolato Rosario Riccobono, è uscito mio padre e ci ha dato subito l'ordine di eliminare gli altri, e subito dopo sono stati eliminati. Ma questa eliminazione del Riccobono fu preceduta da una discussione con lo stesso o fu subito strangolato? Ma credo subito, non ho neanche avuto il tempo forse di capire di che si trattava. Appena arrivato subito sono stati due minuti, un minuto, cioè si figura, è mio padre. Sono entrati, con la scusa di salutarlo, è stato strangolato subito mio padre. È uscito addirittura rimproverandoci, c'è che aspettate, cioè, muovetevi. E quindi lei non era presente nella stanza dove è stato ucciso, dove è stato strangolato Riccobono? No. Rosario? E chi era presente nella stessa stanza? Nella stessa stanza c'erano, come ho detto, Salvatore Rina, Bernardo Busca, mio padre, c'era Giuseppe Greco Scarpa, Nene Geraci, Giuseppe Giammo Gambino, Antonio Geraci, forse Filippo Nani, non mi ricordo se è rimasto fuori, cioè assieme a loro è venuto con noi, non mi ricordo il ruolo di Filippo Nani, e quindi l'hanno fatto loro. Non l'ho visto materialmente chi lo strangolò, chi lo ha fatto. Senta, quel giorno era presente, lei ha fatto riferimento a determinati nomi, a determinati soggetti, era presente anche Maniscalco? Maniscalco Giuseppe, sì, che di maggio non l'aveva mai accusato. E lei lo ricorda come presente, a prescindere dal fatto che ricorda che di maggio non l'aveva accusato? Neppure lei aveva parlato? Non lo ricordo presente. Sì, ha detto sì, le aveva fatto riferimento a Maniscalco Giuseppe, in dato 10. C'era Maniscalco Giuseppe e Giovanni Motisi, che erano abbastanza robusti e forse hanno pensato, se non ricordo male, a Cannella, che era pure una persona robusta, quindi ci hanno pensato subito loro per strangolarlo. Senta, dopo che suo padre vi ha dato la disposizione di sbrigarvi con riferimento agli altri tre, cos'è avvenuto? Che è avvenuto, che ripeto, il Maniscalco e il Motisi, Giovanni Motisi e qualche altro hanno strangolato a costui. Io, Bernardo Buonmarito, forse Otolazio o Giuseppe Agrigento, ripeto, non glielo so dire, io ho strangolato a Michele Michalizzi, a Totuccio Michalizzi. Poi c'è l'altro Cannella, Giuseppe Agrigento, Salvatore Lazio, non mi ricordo, cioè, comunque tu subito ci siamo dati da fare. Poi è entrato pure il Antonino Geraci. E subito
strangolati. Quindi in quel frangente quante persone sono state uccise complessivamente? In quel momento 4 persone. Il Riccobono più 3 accompagnatori? Sì, uno in una stanza e 3 in un'altra stanza. Se le vuole far indicare del nome questi accompagnatori del Riccobono? Vuole ripetere chi è stato ucciso, quindi oltre al Riccobono Rosario? E a Michalizzi di quel parlato. Totuccio Michalizzi. Ne ha parlato. Totuccio Michalizzi, Cannella, e Savoca. Cannella chi? No, signor Presidente, io l'avevo visto per la prima volta, non mi ricordo il nome di battesimo. Vabbè, Cannella e Savoca. Senta, immediatamente dopo questo quadruplice strangolamento cosa è avvenuto? Lei cosa ricorda? Dopodiché ci avevamo già premunite dell'acido e subito pensiamo di andarli a mettere sempre in 2 fusti d'acido vicino al torrente che si trova alle spalle di questo caseggiato. Per poi, quando sarebbero sciolti, avremmo buttato tutto nel torrente per fare meno fatica. Dopo tempo è successo che questi bidoni d'acido, dopo un'oretta, una mezz'oretta, quello che succedeva, cioè questi bidoni d'acido con quei colpi dentro non ribolleva, cioè non faceva effetto. Voi perché la temperatura era bassa, voi perché eravamo incompetenti e avevamo messo i fusti proprio vicino al torrente dove ci passava l'acqua, quindi raffreddava il materiale che aveva bisogno di calorie, quindi abbiamo dovuto operare un pochettino per poter arrivare a fare partire questo acido. Dopodiché abbiamo, sentendo che c'era questo problema, disse può darsi che era mancanza d'acido, abbiamo pensato di maggio di andare da un certo Ficarrotta, il nostro compaesano elettricista, che è l'elettricista di Apri. Subito sono arrivato a Punta Rese e sono ritornato indietro. Lei come fa a dire che le auto sono state lasciate a Punta Raisi? Perché credo, se non ricordo male, sono stato io a indicare a Di Maggio e a Nania di andare a lasciare là, tipo che come se questi sarebbero partiti per chissà dove, cioè avrebbero lasciato le macchine là e se ne sono andati e hanno abbandonato le famiglie. E allora il Di Maggio venne incaricato per il reperimento di ulteriore acido quando tornò da Punta Raisi? Dopo che tornò da Punta Rasi era sorto questo problema, si incaricò di andare a recuperare questo acido. Sente, chi riaccompagnò il Di Maggio a Dammussi dopo che questi aveva lasciato l'autovettura che lui conduceva a Punta Raisi? Il Gerace e il Nania. Con quale autovettura sono tornati? Con la Volvo. La Volvo di chi era? Di Filippo Nania. Nania, quando tornò con il Geraci e con il Di Maggio, restò sul posto e quindi partecipò, era presente anche quando arrivò lo scaglione o andò via subito il Nania? No, quando arrivò, venne accompagnato Di Maggio, subito dopo non c'era più bisogno di loro, hanno salutato e se ne sono andati. A chi si riferisce usando il plurale? Oltre a Nania chi è che se n'è andato? Se n'è andato poi anche Nenè Geraci, il vecchio. Nel frattempo la giornata si era rimessa al bello o continuava a piovere? No, quasi tutta la giornata fu questo piovigginare in maniera soffice. Senta, questi bidoni questi fusti nei quali vennero infilati 4 cadaveri, quanti erano complessivamente i bidoni? 2. E quindi furono infilati 2 cadaveri in ciascun fusto? Sì. Chi si occupò di spogliare i cadaveri? Ma quelli che eravamo rimasti poi là, io, Agrigento, Lazio, Bernardo Bommarito, mio cugino Vito Brusca, mio zio Mario, Giuseppe Agrigento, Genovesi Giovanni, Genovesi Salvatore, che non avevo menzionato poco fa, Maniscalco, quelli che eravamo, ci siamo dati un po' da fare tutti. Senta, questi fusti, lei ha detto, mi pare di avere così capito, furono messi sul retro rispetto a questo caseggiato AU, lo conferma? Sì.
Il posto dove furono posati questi fusti era all'aperto o era sotto al chiuso? No, i fusti erano posizionati all'aperto, cioè vicino proprio al torrente, tant'è vero che il torrente, essendo che piovigginava, l'acqua ingrossava e andava a toccare i fusti e quindi non faceva ribollire l'acido, e li abbiamo dovuti risalire un pochettino verso il terreno. Senta, ma a questo punto dove furono collocati questi fusti con dentro due cadaveri ciascuno, per ciascun fusto, era visibile dalla pubblica via? Dalla via? Sì. No, completamente, eravamo proprio in campagna totale, cioè alle spalle del caseggiato, all'interno della proprietà. A distanza di quanto tempo dall'inizio di questo dissolvimento di cadaveri vi siete accorti che quel giorno questa operazione di squagliamento non andava bene? Ci siamo accorti perché con l'esperienza di Riccobono e di Inserillo e di Maggio era avvenuta nell'arco di 3 ore, 2 ore e mezzo, quello che era, e qua ancora era passato un'ora, 1 ora e mezzo e non prendeva spunto. Quindi siamo andati subito ai ripari. Dice lei, il Di Maggio è andato a prendere dell'altro acido. Dopo quanto è arrivato il Di Maggio con l'altro acido che avete, immagino, fatto, versato nei fusti? Ma guardi, in un paio d'ore, che ha dovuto andare da Musi a San Giuseppe Alto. San Giuseppe Alto sono andati a Palermo con il furgone, quindi aveva perso un'ora e mezza, 2 ore. Quando è arrivato lo scaglione, lei ha fatto riferimento al fatto che poi arrivò lo scaglione, il Di Maggio era già tornato da Palermo con l'ulteriore acido? Quando arrivò Di Maggio con l'ulteriore acido, già scaglione si trovava pure dentro il fusto, Di Maggio non ha visto niente dello scaglione, però ha visto e sapeva. Senta, con chi è arrivato lo scaglione da Palermo? Con Raffaele Ganci. Ma chi era questo scaglione? Intanto come si chiamava? Scaglione come? Salvatore Scaglione, detto il pugile. Allora era rappresentante della famiglia della Noce. E quindi arrivò con chi? Con Raffaele Ganci. Raffaele Ganci era all'epoca della stessa famiglia? Sì, della stessa famiglia. Era con la stessa scusa di andare per fare una mangiata. Verso che ora arrivarono a Dammusi Raffaele Ganci e Salvatore Scaglione? Intorno alle 11, 11 e mezzo. Questo prima di mezzogiorno. Perché venne eliminato quel giorno, subito dopo, a Rosario Riccobono, anche Salvatore Scaglione, il pugile? Perché anche costui era ritenuto vicino ai cosiddetti scappati, quello che so io. Poi c'era pure forse qualche altro problema di assi, però io in particolare non le so. In particolar modo perché era ritenuto vicino alle Bontà, Inserillo, Badalamenti, a questo gruppo, quindi ritenuto inaffidabile. E perché lo scaglione? C'è un attimo soltanto. Presidente, mi scusi, io sono l'avvocato D'Agostino. Vorrei chiedere, siccome per Agrigento Giuseppe è stato nominato un difensore d'ufficio che ora non vedo più, vorrei chiedere, col suo permesso, di essere nominato io adesso l'ufficio per Agrigento Giuseppe, in maniera tale da potermi eventualmente, insomma, prendere parte anche per lui al processo, opporre le domande, eventualmente fare il controesame. Chi è che era stato designato? Ah, se ne andrà. Vabbè, diamo atto che l'avvocato D'Agostino viene nominato per Agrigento Giuseppe. Presidente, scusi. Quale difensore? In sostituzione del precedente difensore. Analogo discorso per Bonmarito Bernardo, io dovrei sostituire l'avvocato Mormino, siccome sono arrivato pochi minuti dopo l'apertura del verbale di udienza. Se mi può nominare. Ma scusi, penso... però per la verità, per Bonmarito abbiamo già nominato un difensore. Sì, sì, sì. E chi è questo difensore? E non lo possiamo fare. Eventualmente la domanda la porrà da Zò. Come rinuncia l'avvocato? Direi che può rinunziare. Si mette accanto. È avvocato, cosa vuole? L'avvocato Toscano è dello studio e quindi conosce la posizione. Poi se dobbiamo fare il contro... Signor... Presidente, non...
ci può essere l'ufficio in sostituzione di, ma non quale sostituto del difensore di fiducia, perché il sostituto deve essere accompagnato, deve produrre una delega. È una prassi, Presidente. Presidente, non è una prassi, avvocato. La legge stabilisce che l'imputato nei processi specialmente di lunga durata sarebbe, lo dice la legge, sarebbe auspicabile, in conformità alla legge, che i difensori designassero dei sostituti. Presidente, abbiamo preso atto che l'avvocato Raffaele Restivo si è assentato ed è stata formalizzata la circostanza. Credo che sia necessario per tutti coloro i quali l'avvocato Raffaele Restivo era stato nominato difensore di ufficio e per gli assistiti dell'avvocato Restivo è necessario procedere alla sostituzione con la nomina di un difensore di ufficio. Senta, per favore, trovato. Dov'è l'assistente di udienza? E allora, tutti quelli che erano assistiti dall'avvocato Restivo hanno bisogno di essere sostituiti, perché non c'è più di avere un difensore. Chi sono questi? Vabbè, Presidente, se lo ritiene può fare una sostituzione per tutti con la nomina di altro difensore. Sì, mettiamo l'avvocato Giovanni Di Benedetto, sostituzione dell'avvocato Restivo. Presidente, mi scusi, io sono l'avvocato Vella, se posso essere nominata d'ufficio per Galatolo Vincenzo, per cui era già stato nominato l'avvocato Restivo. Sono una collega di studio dell'avvocato Di Peri. E allora ci mettiamo l'avvocato Vella per Galatolo Vincenzo. E ci mettiamo l'avvocato Vella per tutti allora, per quelli che avevano difeso l'avvocato Restivo. Ce lo vogliamo mettere? A questo punto l'avvocato Vella viene designato quale sostituto dell'avvocato Restivo per tutti gli imputati, in essi compreso Calatola Vincenzo, che risultavano assistiti dall'avvocato Raffaele Restivo. Fermo restando la nomina, avvocato per Agrigento Giuseppe dell'avvocato D'Agostino. Andiamo avanti. E Brusca, le stavo domandando notizie in ordine a Buscemi Salvatore e le ragioni per le quali lo stesso è stato ucciso. Lei le aveva già risposto, le avevo Buscemi. Chiesto per Scaglione Salvatore. Le stavo chiedendo altresì, poi lei è stato, perché l'omicidio di Scaglione Salvatore è stato ritardato rispetto a quello di Bontate Stefano e Inserillo Salvatore, atteso che le ragioni sono identiche. Ripeto, quello che so io, no, erano un po' diverse di quelle di Rosario Riccobono. Quando si è deciso di eliminare Rosario Riccobono, si è deciso pure per Scaglione. In particolar modo io so questo motivo, che è ritenuto vicino anche lui a Stefano Bontate e forse si lamentava, però i particolari non lo so. Brusca, permette che inserisco al Presidente la buona domanda. Scaglione che ruolo rivestiva nell'ambito di Cosa Nostra? Era rappresentante della famiglia della Noce. Vabbè, questo lo sappiamo. Vabbè, forse anticipa lui. Sì, no, l'aveva detto ed è venuto quel giorno in compagnia del Ganci Raffaele, sì, che era della famiglia della Noce. No, il ruolo di Scaglione nell'ambito della... Rappresentante della famiglia della Noce. Rappresentante della famiglia della Noce. Senta, in quell'anno e mezzo dalla morte dell'Inserillo e del Bontate e poi la eliminazione del Rosario Riccobono e dello Scaglione, lo Scaglione venne aggregato, fece parte del gruppo dei Corleonesi, fu alleato. Sì, alla sua morte. Dica. Fino alla sua morte partecipò nel gruppo dei Corleonesi, nel senso il gruppo vincente. E manifestò, dette prova concreta che era persona a disposizione del gruppo dei vincenti, dei Corleonesi? Guardi, io in particolare non li conosco, perché questo è un rapporto con Raffaele Ganci, con i Ganci e con Giuseppe Giamo Cammino, ripeto, in particolare non li so dire. Quando lo Scaglione arrivò a Dammusi quella mattina del 30 novembre 82, lei era presente?
Sì. Cosa avvenne al suo arrivo? Avvenne che Salvatore Scaglione assieme a Raffaele Ganci sono arrivati, sono scesi con la scusa di salutare, ma subito arrivò, era pure armato, subito l'abbiamo preso, l'abbiamo strangolato. Al momento... Non c'era più Salvatore Rinese, se n'è andato. Chi ha partecipato allo strangolamento di Salvatore Scaglione? Ma... c'ero io, Raffaele Ganci, c'era Giovanni, non Modise non c'era più, c'era Giuseppe Maniscalco, Giuseppe Agrigento, mio cugino Vito, Bernardo Bomarito, quelli che eravamo rimasti. Non c'era più bisogno di quella forza che eravamo all'inizio. Lei poc'anzi ha parlato del fatto che avrebbe il suo ruolo quel giorno è stato anche quello di mettersi in contatto con i soggetti che erano rimasti a Palermo. Ha fatto riferimento a un contatto telefonico con Madonia Antonino. Vi è stato poi questo contatto telefonico? Sì, gli ho telefonato, gli ho detto qua è tutto ok, non mi ricordo le parole precise, comunque il significato era questo. E poi loro a Palermo da questo input hanno fatto tutta una serie di omicidi, scomparse. Senta, lei quando ha telefonato a Madonia Antonino, intanto da dove ha telefonato? Se non ricordo male, telefonai dalla proprietà del professore Troia, ma può essere pure dal posto pubblico di San Giuseppe Iato. E dove ha telefonato? C'era Gammicchia Gombe a Palermo. E di chi è questo Gammicchia Gombe, questo esercizio? Di chi era? Perché lei... Era una persona vicino ai Madonia, però credo che non aveva niente a che vedere con loro. Cioè i Calatoli in particolar modo, loro era come punto di riferimento. Mi ha dato quel numero, io li chiamavo là, lei mi aspettava Nino, subito Nino quando mi ha sentito, gli ho detto le parole convenzionate, dopodiché loro hanno agito. Quindi il Madonia era da Gammicchia Gomma che aspettava questa sua telefonata? Sì. Concordata precedentemente. E hanno agito, lei ha fatto riferimento a scomparse ed omicidi. Sa esattamente che cosa poi avvenne a Palermo dopo questo suo input? Nell'arco della giornata sono stati, per quello che so, nella zona dell'Acqua Santa. Sospendiamo un Scusi un attimo, Brusco, un attimo di sospensione. L'avvocato D'Agostino che è sostituto processuale dell'avvocato David Francesco che è assente per Agrigento Gregorio, per cui a questo punto l'avvocato D'Agostino praticamente esercita le funzioni di sostituto processuale e si revoca la nomina dell'avvocato Annone di ufficio che era stato nominato, perché evidentemente l'avvocato D'Agostino è intervenuto dopo. No, ora. Va bene. Problemi di ordine tecnico, di verbale. Pubblico Ministero, riprenda le sue domande. Presidente, scusi, non volevo interrompere il Pubblico Ministero, sempre per quanto attiene al problema delle nomine dei difensori. Il signor Bomarito voleva la parola un secondo, se possibile, Presidente. E parli più forte, Bomarito. Buonasera. Buonasera. Revoco la nomina all'avvocato Di Benedetto e metto l'avvocato Toscano. A questo punto diamo atto al verbale. Stiamo divertendo, come io non ho già detto. Tu sei stanco, io sono asciutto, non ce la faccio più. Ma lo facciamo? Per l'avvocato che è buon marito, revoco la nomina dell'avvocato Giovanni Di Benedetto e nomina di fiducia. L'avvocato Toscano. L'avvocato Toscano. C'è la nomina anche l'avvocato Mormino, Presidente. Rimane ferma la nomina dell'avvocato Mormino. Sì. Vabbè. E quindi in aggiunta alla nomina dell'avvocato Mormino. Riprendiamo l'esame. Brusca, le stavo facendo domande in ordine a ciò che avvenne a Palermo a seguito della sua telefonata a Madonia Antonino, che si trovava ad attendere questa telefonata presso l'esercizio Gammicchia Gomme. Cosa avvenne a Palermo? Lei ha parlato di scomparse ed omicidi. A lei cosa risulta in concreto?
So che hanno strangolato alcune persone, nel senso che le hanno fatto sparire col sistema lupare bianco e poi sciolti nell'acido, e poi nel primo pomeriggio, non so precisamente, lo so perché mi è stato detto e poi perché l'ho saputo, anche perché è stato anche pubblicato, hanno tentato di uccidere il fratello di Lucio Michalizzi, cioè Michele Michalizzi, ed altri in un bar, in una traversa di Via Libertà. Si ricorda come si chiamava questo bar? Singapore dovrebbe essere. Senta, in questa sparatoria in questo bar, che lei ricorda che è avvenuta nel primo pomeriggio di quel 30 novembre, chi era il reale obiettivo? Ma il reale obiettivo era il Michalizzi, credo qualcuno dei Savoca, però ripeto, non erano persone che io conoscevo, quindi non lo so preciso se c'erano altri proprio o i bersagli. Non era una cosa che curavo io e non conoscevo bene tutti gli elementi. E tra le persone che quel giorno vennero fatte sparire, e quindi poi lei ha detto sparire nel senso strangolate e squagliate nell'acido, ricorda qualche nome, le fu fatto qualche nome, conosceva qualcuno? Mi ricordo qualcuno si chiamava Messere, lo chiamavano il Messere, qualcuno che apparteneva pure ai Michalizzi, poi c'erano tante altre persone che dell'Acqua Santa, di Tommaso Natale, ripeto, che appartenevano alla famiglia di Saro Riccoboni. Ma si trattava tutte queste persone che vennero uccise quel 30 novembre, stiamo parlando di uomini d'onore, giusto? Sì, tutti uomini d'onore. Ma di quali famiglie? A meno che io sappia, poi non so se ce n'era qualcuno che non apparteneva a Cosa Nostra. Ma di quali famiglie erano questi uomini d'onore uccisi quel giorno? In particolar modo Tommaso Natale, cioè San Lorenzo. Quindi la famiglia il mandamento di Saro Riccobono? Sì. Lei ebbe mai a sapere quante persone, oltre le 5 uccise a Dammuse, vennero uccise quel giorno? Quante complessivamente persone sono, quanti uomini non le sono stati uccisi quel giorno? Ma forse 14, 15, 16, non le lo so dire con precisione, solo c'è stato il commento che e quel giorno fu, come suol dire, abbiamo superato gli americani, tipo la strage di San Valentino, cioè quindi sono stati strangolati, ripeto, tantissime persone, strangolamenti e uccisioni. Ma con chi commentaste che quel giorno avevate superato gli americani? Ma in particolar modo con Salvatore Rina, e poi capitavo con qualche altro, ma in particolar modo con Salvatore Rina. Lei ricorda, dopo che furono squagliati i cadaveri, che cosa avviene dopo che i cadaveri vengono dissolti nei fusti? Noi li abbiamo buttati, per quello che competeva noi, li abbiamo buttati nel torrente, e di solito rimanevano i denti o qualche pezzettino di bacino, ma c'era quando sì e quando no, ma di solito i denti. Che poi si prendeva e si buttavano pure. Scusi un attimo, Brusco, un attimo solo. Senta, Brusca, le fa qualche domanda con riferimento agli episodi che abbiamo già trattato, cioè agli omicidi di Riccobono Rosario e di Scaglione Salvatore, ma forse anche... di Riccobono e Rosario, Scaglione e Scaglione Salvatore, il collega pubblico ministero, dottor Musso. Passo la parola, quindi. Buongiorno Brusca, sono il dottor Musso, mi sente? Sì, buongiorno dottore. Senta, rapidamente alcune domande che mi vengono da fare, soprattutto sulla partecipazione di singole persone. Magari, Presidente, spero di non sovrappormi con cose già detto, ma è evidente che quando il dichiarante faceva quell'elenco veloce di nomi, magari il singolo può essere sfuggito. Io ritengo che però sia doveroso riprecisare, però partendo da una considerazione, magari, cioè da una domanda, magari utile per la Corte d'Assise, che è Corte Popolare. Lei ha detto che in riferimento alla giornata del 30-11-1981 poi vi era stato il commento per il quale
avevate superato 82, scusi, 30-11-82, vi è stato il commento per il quale in quella giornata, nella quale vi erano stati tutti questi omicidi appunto, erano state uccise più persone di quanto non avessero fatto gli americani nella notte di San Valentino. Ma questo commento cosa voleva dire? Era un commento, eravate stati più bravi, eravate migliori? Era una nota di merito o di demerito? Presidente, opposizione, non si capisce. Presidente, avvocato Di Benedetto, opposizione alla domanda. Si chiede un'opinione, Presidente. Si chiede cosa voleva dire questo raffronto con gli americani. In questi termini la domanda va a posto. Cosa voleva dire questo confronto con gli americani? Brusca. Che avevamo superato, non mi ricordo quanto omicidi avevano fatto gli americani, perlomeno non lo so con precisione. Chi ne era a conoscenza, abbiamo superato perché gli americani forse ne avevano fatto, non lo so, 12, 13, 14, 11, non lo so quanto ne avevamo fatto, e lo avevamo superato in quanto si faceva il conto quel giorno di 15, 16, 17, però ripeto, io so solo di quelli che sono stati uccisi a San Giuseppe Ato e poi quelli che ho saputo dopo. Quanti a Palermo sono stati uccisi non lo so. Voleva dire che eravate stati più bravi, era stata più brava Cosa Nostra di Palermo rispetto a Cosa Nostra americana? Presidente, Presidente non pone questa domanda perché l'avevamo già superato. Fu mistero, avevo invitato a riformulare la domanda. Devo tornare indietro all'omicidio di Scaglione. Lei, rispondendo al collega Brusca, ha dichiarato che Di Maggio non c'era nel momento in cui arrivava e rapidamente veniva ucciso Scaglione. Però mi pare, non mi sono notato male, lei ha anche detto che però Di Maggio sapeva, era informato. Per andare a ricimolare, cioè a comprare l'acido. Di Maggio, quando è tornato, ha trovato perché li sapeva. Come fa lei a dire che sapeva che doveva arrivare un'altra persona? Perché si aspettava tutti, come tutti gli altri, che dovevamo compiere questo progetto di morte. Non era finito perché, nel senso, diciamo, si sapeva che doveva arrivare Raffaele Ganci con Scaglione. Forse lui non si ricordava il nome perché non l'aveva mai visto, ma si sapeva che doveva venire Raffaele Ganci con un'altra persona. Sì, che aspettavamo Raffaele Ganci con un'altra persona. Senta, in riferimento a questi strangolamenti, lei ha fatto riferimento a Maniscalco Giuseppe. Sa dire Maniscalco Giuseppe, lei l'ha già dato come presente, sa dire in particolare quale ruolo ebbe? Cioè, fu un esecutore materiale degli strangolamenti? Era nelle stanze dove avvenivano gli strangolamenti oppure di copertura? Non lo so, dica lei, che ha fatto Maniscalco Giuseppe, per quanto ne sa lei? No, Maniscalco fu operativo, cioè nello strangolamento assieme a me. E ripeto, non voglio confondere, stavo con Cannella, comunque uno dei due era uno più robusto e più grande. Lui pensò a questo robusto perché è una persona più fisicamente robusta. E per quanto riguarda invece l'omicidio di Scaglione, lei sa collocare il Maniscalco? Pure presente era là, sì, però non questo dire... l'ha detto. Volevo domandarle di dire alla Corte se lei ricorda dove era Scaglione, cioè tra coloro i quali materialmente strangolarono Scaglione o no, se si ricorda. Dottor Musso, eravamo 7, 8, 9 persone, tutti bene o male, che metteva una mano, che metteva un'altra mano, non glielo so dire, eravamo là tutti presenti, non c'era bisogno di tutta questa forza e ognuno faceva la sua parte. Però in particolare Maniscalco che persona era? Voglio dire, fisicamente molto robusto o no? Maniscalco ci facevamo affidamento perché era uno dei più robusti in quanto giovane, quindi era più fisicamente, in maniera più, era una persona molto forte. Alto e ben messo? Sì, alto, robusto, ben messo. E credo. Sì.
desiste. Devo desistere. Chi va soprannominato? Perché si potrebbe chiedere a un imputato praticamente quello che sono il frutto di proprie sensazioni o di percezione o di valutazione. Se nella logica che una persona che viene aggredita può anche reagire, se si chiede praticamente, se si dice se si paventava, evidentemente cioè, se ci sono delle situazioni di fatto che può descrivere, altrimenti pubblico ministero, perché rimanga al verbale, potrebbe essere frutto di sensazione dell'imputato. Va bene, andiamo avanti. Come veniva soprannominato lo scaglione? Il pugile. E perché veniva soprannominato così? Perché lui, credo, da ragazzo faceva questa attività pugilistica, attività sportiva, e quindi era una persona che era agile, cioè abbastanza attivo e poteva reagire a qualsiasi evenienza, tanto è vero che era armato. Era una persona, fisicamente ce lo descriva, era una persona anche lui robusta, lei ha detto agile. Ma sì, era alto, magro, era grasso, dica? Alto, senza pancia, però atleticamente ben messo, cioè fisicamente ben messo. Quando pubblico ministero di? Di Scaglione. Prima, Presidente, abbiamo parlato degli esecutori dello strangolamento, Maniscalco, che il dichiarante sta dicendo essere stato alto, atletico, robusto, pesante, e così pure anche lo scaglione era della stessa stazza, sta dicendo, più o meno mi pare di capire. Sì, poi faremo cioè, con la differenza, il Riccobono aveva un po' di pancia, lo scaglione invece era piatto, cioè una persona che credo anche se era un po' anziana 50 anni facesse anche attività fisica, cioè attività sportiva. Sta parlando di scaglione? Sì. Senta, abbiamo parlato delle corporature di Scaglione e di Maniscalco. Dica, lei è parente di Brusca Giuseppe? Sì, mio zio. Qual è la corporatura di Brusca Giuseppe? La corporatura di Brusca Giuseppe diciamo che è un po' più alta quanto Maniscalco, un po' più alto di Maniscalco o un po' più simile a quella di Maniscalco, solo quella è giovane e quella è vecchio, diciamo oggi 50 anni, 60 anni, 55. Quindi anche Brusca Giuseppe è persona forte e robusta come Maniscalco? Sì, mio zio sì. Senta, se non mi inganno, lei Brusca Giuseppe non lo ha citato, però appunto l'ho già premesso prima anche per la Corte, è possibile che non sia riuscito a segnarmi tutti i nomi, però mi pare che lei Brusca Giuseppe non lo abbia messo in questo fatti qui dell'omicidio precedente di Riccobono Michalizzi Cannella Savoca e quello immediatamente successivo di Scaglione Salvatore. Mi inganno, cioè, ho annotato male o ha notato giusto? No, non l'ho menzionato mai a Brusca Giuseppe. Sì, e allora devo domandarle come mai non lo ha menzionato, non c'era? C'è opposizione. Ma che... questa opposizione la rigetta. Signor Presidente, posso? Avvocato, il Presidente l'ha rigettato, non ritiene che vi sia una domanda suggestiva per chi ha parlato di Brusca Giuseppe e gli ha chiesto a chiarimento se ha partecipato a questi fatti. Non vedo in che cosa possa essere suggestiva porre una domanda. Non è la prima volta che il Presidente con domande di questo genere le pone, perché non ritiene suggestive. Potrebbe essere anche una prassi giurisprudenziale del Presidente. Ponga la domanda. Anzi, fa chiarezza. Perché lo stesso imputato più di una volta in altre occasioni ha detto non ricordo se c'era una Nia Filippo, forse sì, forse che no. Non vedo perché si deve creare una paratia, una saracinesca con riferimento a una domanda che tende a chiarire una situazione. Anche perché poi non è che
la dichiarazione dell'imputato. Brusca Giuseppe è un imputato decisivo per l'affermazione della sua della responsabilità dell'altro. Quindi facciamo questa domanda. Brusca Giuseppe è imputato di questi tre questi fatti. Per la Corte rammento che Brusca Giuseppe risponde del capo di cui degli omicidi di cui al capo 26. Un pubblico ministero, non c'è bisogno che lei rammenti quali sono i capi, perché il decreto di citazione lo verifichiamo noi, poi ne siamo a conoscenza. Ponga la domanda. Va bene, grazie. La domanda che pongo a Brusca è Giovanni è se il suo parente, poi ora non mi ricordo nemmeno più se zio era presente, Brusca Giuseppe. Io non me lo ricordo, come gli ho detto sempre in precedenza, non c'era. Brusca gli ho detto Giuseppe pure in fase preliminare. Non c'era. Andiamo avanti. Senta Brusca, lei dice che Brusca Giuseppe non c'era, è in grado di escluderlo, lei non lo ricorda o esclude che ci fosse? Guardi, è mio zio, fratello di mia madre, me lo ricorderei bene, non ho problemi a poterlo nominare, come l'ho nominato come uomo d'onore. Senta, come può spiegare la circostanza per la quale invece Di Maggio e Maniscalco lo collocano tra i presenti e Maniscalco addirittura insieme a lui tra coloro i quali hanno strangolato Scaglione Salvatore proprio in forza della sua statura fisica? Presidente non pone la domanda, perché non sono domande che si possono porre a un imputato. Lui risponde per quello di cui ha conoscenza. Sì, Presidente. Non può praticamente commentare qual è il pensiero di altri imputati che lo hanno accusato. No, non che hanno accusato lui. Qui la domanda verte su una terza persona, diversa dall'imputato e diversa... Il pubblico ministero tendeva a chiarire com'è possibile, cioè se sa spiegare, quindi la domanda era questa, se sa spiegare come mai tre persone che erano presenti, Presidente però se mi sta a sentire la prego, erano presenti tre persone, c'era Brusca, c'era Di Maggio e c'era Maniscalco, due di loro dicono che Brusca Giuseppe c'era, e ne collocano in particolare il Maniscalco con precisione e anche dando la ragionevolezza di questa spiegazione, la presenza di questa terza persona, Brusca Giuseppe. Dico, Brusca Giovanni, come spiega che altri due lo ricordano? E il Presidente non pone la domanda, perché ancora una volta non vede come mai si possa porre una domanda in questi termini, perché si chiede a un imputato come mai... Lui affermi che praticamente alcuni di non aver visto Brusca Giuseppe e gli chiedo come mai gli altri affermano di averlo visto. Sono queste due dichiarazioni che saranno bilanciate. Può chiedere il confronto il pubblico ministero. Presidente, ma questo sarà poi una decisione ulteriore, ai sensi magari del 507. Presidente, ma allora domando... Brusca Giovanni, dica alla Corte se vi era una dislocazione di persone, per esempio alcune di copertura fuori casa, altre più distanti, altre più vicine, per cui è possibile che lei non abbia visto tutti i partecipanti, oppure sicuramente lei ha potuto vedere tutti i partecipanti? Opposizione, Presidente, ha suggerito... dei ruoli e delle attività che non aveva detto il Brusca. Comunque, siccome questa domanda è attiene a situazione di fatto, per quanto attiene alla dislocazione, a parte quello che ha detto poc'anzi il Brusca, che poi ne terremo conto, il Presidente questa domanda la pone. Con riferimento alla dislocazione, praticamente, in cui, cioè dire, al luogo dove erano sistemati gli autori della strage e al luogo dove praticamente avvennero i fatti. Riferisca, cioè dire al luogo dove erano sistemati gli autori della strage e al luogo dove praticamente avvennero i fatti. Riferisca. Si prenderavamo in parte dentro la camera, cioè dentro la stanza a destra, in parte nella sala giochi, sala pranzo, qualcuno fuori, ma non mi ricordo se c'era in particolar modo Lazio Salvatore,
Giuseppe Agrigento, non mi ricordo se c'era qualche altro, però le demasse erano questi, quelli fuori, Bernardo Bonmarito, non mi ricordo altre persone, poi tutti gli altri eravamo tutti dentro. È una domanda che si potrebbe porre con riferimento a quello che ha detto lei, potrei anche inserirla io. Brusca Giuseppe dove si trovava? A lei, lei lo è escluso, che lei è escluso assolutamente che ci fosse, lei lo conferma. Glielo posso, come so dire, scrivere con il 101%, posso avermi magari un cattivo ricordo, ma io non me lo ricordo, signor Presidente. Pubblicità, vada avanti. Sì, per domandarle, Brusca, lei... ricorda se... Brusca Giuseppe, no, dunque intanto forse il preliminare è la domanda se Brusca Giuseppe era o meno uomo d'onore. L'ha già detto. Ha già risposto, sì. Allora noi diamo per acquisito che era uomo d'onore. La domanda è, lei ricorda? Che ha detto che era uomo d'onore. Il Presidente pone una domanda, ha chiesto se fosse uomo d'onore chi? Brusca Giuseppe, la domanda va a posto, ma ne ha parlato, credo. Lo ripeta, così andiamo avanti, chiariamo. L'avevo detto che era uomo d'onore, la famiglia di San Giuseppe. Lei sa dire alla Corte quando è stato affiliato? No, non lo so dire, so che aveva un, anche se erano cognati, un cattivo... come si dice, avevano qualche piccolo gesto con mio padre per motivi familiari, per motivi di interessi, c'era qualche piccolo problema, però era stato affiliato da molto tempo, però non so quando. Scusi, ha detto da molto tempo? Prima di me sicuramente, però non so quando è stato combinato. Perfetto, prima anni, di lei, e lei ha già detto di essere stato affiliato nel 75-76, se non mi inganno. Sì. Quindi... scusi, al momento dell'omicidio, degli omicidi di cui ci stiamo occupando, Brusca Giuseppe era già affiliato da parecchio tempo. Sì. Ma visto che hanno partecipato a queste azioni, a questi omicidi del 30-11-1982, molti se non quasi tutti i componenti della famiglia di San Giuseppe Jato, proprio perché era un'azione straordinaria che avveniva quel giorno lì a San Giuseppe Jato. Com'è possibile che Brusca Giuseppe non ci fosse? Presidente, opposizione. Presidente, non pone la domanda. Stiamo super, veramente. Perché già il imputato ha già risposto. E sarebbe ripetitivo, insiste a dire com'è possibile. Questa è una domanda. Questo se lo chiederà il pubblico ministero, se lo chiederà la difesa, se lo chiederà la Corte. Grazie, Presidente. È chiaro? Non mi deve fare. Brusca e Presidente, prima io non mi ricordo se lo ha menzionato o meno, devo precisare su Agrigento Gregorio. Lei ha menzionato Agrigento Gregorio? C'era, non c'era? No, me l'avete chiesto in fase preliminare, vi ho detto che no, al dibattimento stiamo parlando adesso, Brusca, davanti alla Corte oggi. Non l'ho menzionato. Perché non me lo ricordo, e anzi le dico che Agrigento Gregorio proprio non c'era. Ma mancavano altri componenti della famiglia di San Giuseppe, non erano solo loro due. Io non mi ricordo se lei ha menzionato Agrigento Giuseppe. No, io non ho menzionato né Agrigento Giuseppe né Gregorio Agrigento.
Quindi c'era o non c'era? Anche se tutte e due sono uomini d'onore. Ma Agrigento Giuseppe c'era. Il fatto che non l'ha menzionato non Agrigento si... Giuseppe c'era. Agrigento Giuseppe sì, Gregorio no. Agrigento Giuseppe c'era? Ah ecco, scusi, può precisare, quindi lei non lo ha menzionato, però adesso chiarisce in che senso, scusi, Brusca. Sono due fratelli Agrigento, uno Giuseppe e uno Gregorio. Giuseppe sì. C'era, Gregorio no. Perfetto, cioè lei ricorda la presenza di Agrigento Giuseppe? Sì. Abbia pazienza, io spero di non essere ripetitivo, ma ora non mi chiedo più scusa. Lei ha già citato Bommarito Bernardo, comunque la domanda è, c'era o non c'era Bommarito Bernardo ai fatti del 30-11? L'ho citato, c'era. Scusi. Senta, e Genovese Salvatore lo ha citato? Credo no, c'era. Lei ricorda la presenza di Genovese Salvatore? E Genovese Giovanni. Grazie. Invece, questo per quanto riguarda gli esecutori, cioè le persone presenti. Mi corre invece l'obbligo di tornare un po' indietro. Credo che il collega le abbia già fatto delle domande invece sulla commissione. No, assolutamente. Sì. Io non so se il collega l'ha già domandato, ma in quel periodo era in funzione una commissione? Sì, la commissione era in funzione, però credo che non sia stata possibile attuarla perché si dovevano uccidere proprio capi mandamenti. Benissimo, e allora mi viene fatto domandarle... Una conoscenza. Lei sa se Provenzano Bernardo ha partecipato alla decisione di uccidere questi vertici di Cosa Nostra palermitana? Guardi, se gli devo dire un mio parere, sì, però io non l'ho visto, non lo so se è stato informato. Come ha detto Brusca? Signor Presidente, io non lo so se è stato informato e neanche l'ho visto il giorno in cui sono successi questi fatti, però può darsi pure che sia stato informato. Per esempio quando fu di Calogero Di Maggio inserito, era presente e ha preso pure la decisione. Lei sa dire alla Corte se Farinella Giuseppe partecipò alla decisione di uccidere queste persone? Non glielo so dire, non glielo so dire. Può dire alla Corte Farinella Giuseppe chi era Farinella Giuseppe? Capo mandamento della famiglia di San Mauro Castelverde. Per Farinella non ne sa niente. Mentre invece, mi sono dimenticato di farlo prima, questa domanda, Bernardo Provenzano chi era? Uomo d'onore della famiglia di Corleone. E Riina Salvatore, che invece ha già citato abbondantemente prima, chi era? Capomandamento della famiglia di Corleone. Lei sa dire alla Corte se alla Commissione, per quanto ne sa lei, in quel periodo, ci riferiamo al 1982 per Corleone partecipava solo Riina Salvatore o anche Provenzano Bernardo? Guardi, dottor Musso, io gli ho detto il capomandamento era uno, non lo so se Salvatore Riina l'ho informato a lui e a tutti gli altri. Non l'ho visto e non glielo posso dire se ne sapeva o meno qualcosa. Salvatore Riina era abbastanza autorevole,
però non glielo so dire se lo informavo o meno, glielo ho detto, io ho visto quando fu di Calogero inserirlo, lo sappia a conoscenza, però non lo so. Ecco, ma allora mi viene fatto di domandarle se lei, è inutile domandarglielo, allora certamente non partecipava alle commissioni, però magari le è successo di accompagnare qualcuno, suo padre, le è mai successo non di partecipare ma di assistere esternamente in quel periodo, intendo dire, all'arrivo, al riunirsi della commissione? Guardi, quando fu l'eliminazione di Rosario Riccobono prima e Scaglione poi, quella mattina c'erano Geraci Antonino, Giuseppe Calò, Matteo Motisi, Salvatore Rina, Bernardo Brusca. Questi qua li ho visti e quindi saranno tutti a conoscenza. C'era Giuseppe Greco Scarpa, quindi Michele Greco Nera pure. Quindi quella era una riunione, di commissione, Brusca. Presidente, c'è opposizione. C'è opposizione, Presidente. Brusca non aveva detto che era una riunione di commissione, che erano presenti questi soggetti. Presidente, allora, il pubblico ministero domanda se quella era una riunione di commissione. Prima si era detto quindi. Come? Presidente, pone la domanda. Brusca. Sì, signor Presidente. Con riferimento a questi fatti che si sono verificati a San Giuseppe Iato, visto che lei ha descritto una serie di soggetti che vengono additati come componenti della Commissione, e allora di fatto ha chiesto il Pubblico Ministero, quella fu una riunione di Commissione? Oppure no? Per quello che lei ne sa, non secondo il suo avviso. Oppure fu una coincidenza la presenza di queste persone fu una mera coincidenza. Era stato organizzato l'eliminazione di queste persone, erano tutti presenti. Non credo che si sia riunito, o perlomeno non tutti, perché il problema era di eliminare i due capi mandamento, quindi non credo che si vanno a avvertire i capi mandamento per eliminare. Se gli altri ne erano avvertiti, questo non lo so, come regola doveva esserlo, però, signor Presidente, si parlava di uomini d'onore, in quel momento eravamo in fase di guerra, tra virgolette, di Cosa Nostra. Non si sapevano chi erano i doppi giochisti o meno, quindi io non l'ho gestita questa cosa, può darsi che magari li accennano informati, però le regole poi si sono cominciate a rispettare prima e dopo, però c'è stato un momento che non lo so se venivano attuati a tutti o meno, signor Presidente, io gli dico quello che ho visto e quello che ho saputo, di più non posso dirle. Sa dire, Brusca, mi sente? Sì. Sa dire alla Corte se in quel periodo, stiamo parlando della fine, lo rammento sempre a me stesso, della fine del 1982, Madonia, Francesco aveva, non aveva un mandamento, chi era? Madonia Francesco era capomandamento di Re Sultana e partecipava il figlio, quindi siamo là. Io non l'ho visto mai, però credo che ne fosse a conoscenza di tutto quello che si doveva fare, perché Antonino Madonia era sempre inattivo, era sempre presente in tutto e per tutto. Greco Michele, chi era? E il capo o capo mandamento di Ciaculli. Partecipava alla commissione in quel periodo? E fu quando si decise la morte di Inserillo Santo e di Calogero Di Maggio era presente, quindi ritengo pure che sia stato informato per il resto, però siamo sempre là, io non lo so, non ho visto se c'è stata una commissione, non ho partecipato a questa riunione, però non escludo che ci sia stata. Lei ha già parlato di Brusca Bernardo, suo padre, come partecipe, quindi anche nel ruolo di esecutore materiale degli omicidi sui quali si è diffuso prima, si sono diffuse prima le domande del collega, ma però ha detto che in quel periodo
il capo della famiglia, rappresentante della famiglia di San Giuseppe Jato, quindi il capo del relativo mandamento, era un'altra persona che andava e veniva dall'America Latina. Sì. Lei sa dire se però... in quel periodo, e cioè in particolare appunto nel novembre dell'82, quella persona era in America Latina oppure era presente, quindi chi è che partecipava a rappresentare la volontà della famiglia del mandamento di San Giuseppe Jato? Bernardo Brusca, mio padre, che poi si è scoperto che Antonino Salamone era uno di quelli che faceva il doppio gioco. Quindi era estromesso da queste decisioni? Sì. Senta, lei davanti alla Corte oggi, se ho annotato bene, ha citato numerose volte Calò Giuseppe. Potrebbe dire alla Corte chi era costui? Capo mandamento di Portanova, o Palermo Centro come viene chiamato. In quella sua qualità, il Calò Giuseppe partecipava o meno all'organismo appunto chiamato Commissione Provinciale di Cosa Nostra? Per quello che so io, sì. Era una di quelli che era designata a morire, cioè da parte di Inserillo o di Bontade. Ora, mentre di Madonia abbiamo parlato, dica alla Corte chi era Bono Giuseppe. Anche di questo soggetto ha già riferito, ha già richiamato il nome numerose volte oggi. Però potrebbe precisare la carica che aveva, se ne è a conoscenza? Veramente non l'ho nominato, però posso nominarlo ora. Cioè Bono Giuseppe allora era capomandamento di Bolognetta. Bono Giuseppe credo che abbandonò il ruolo 87-88, a questo periodo. E in quel periodo Bono Giuseppe veniva spesso a San Giuseppe Jato per incontrarsi con mio padre, per prendere delle ordini, o perlomeno discutevano. Spesso veniva accompagnato da Mario, in questo momento non mi ricordo di nuovo, comunque un altro uomo d'onore di San Giuseppe Jato.